Please don't leave. Dal centro commerciale Le Bolle nell'area parcheggio, che anche per quest'anno ospita la sesta edizione del Mediterranean Track. Io voglio subito salutare alla mia destra il collega Antonio Elia. Ciao Antonio. Salve, buonasera a tutti i telespettatori di Sud TV. Antonio oggi mi supporterà? Cercherò di dare il mio contributo. Antonio ha già dato un grande contributo oggi, a fatto un giro per tutti gli stand intervistando un po' quelli che sono anche i protagonisti del Mediterranean Track. Sì, in pratica tutti gli standisti sono i protagonisti veri di questa sesta edizione del Mediterranean Track, che certamente sta riscuotendo un notevole successo. Non abbiamo ancora i numeri delle presenze, ma come l'anno scorso, se non di più, quindi oltre 50.000 spettatori sicuramente. Abbiamo un numero davvero impressionante di presenza dei track. Ieri si aggirava intorno ai 160, però oggi siamo arrivati a ben 225 track. Un parcheggio qui pienissimo. Infatti il centro commerciale sta avendo sicuramente anche un successo e un, diciamo, non mi viene il termine, Antonio, aiutami, un buon risultato per questa presenza massiccia di track e di persone che stanno venendo da tutte veramente le parti del mondo, perché poi questi track, ricordiamo che non arrivano soltanto dall'Italia ma anche dall'estero. Sì, sono un'attrazione non solo per il centro commerciale Le Bolle, ma ovviamente per tutti i visitatori e soprattutto per la città di Eboli. Un'occasione unica, penso, che grazie anche alla famiglia Riviello, a tutti coloro che ci stanno lavorando, ai collaboratori, sta davvero dando tantissimo alla nostra cittadina, che poi è faro guida per tutta la provincia di Salerno, con la presenza non solo, come hai detto tu, di track locali, regionali, ma anche di tutta Europa, e questo è sicuramente un qualcosa importante da sottolineare. Sì, infatti un ringraziamento alla famiglia Riviello. Ricordiamo che il Mediterranean Track è un evento, è il più grande evento dei motori del sud, e quindi Eboli davvero ospitando un evento del genere penso che abbia sicuramente un notevole successo. Allora, oggi siamo al terzo giorno, il terzo e ultimo giorno di questo evento, iniziato venerdì con un Aspettando il Mediterranean Track, che in realtà davvero ha avuto dei numeri impressionanti anche il venerdì sera, dove abbiamo avuto le esibizioni di molte scuole di danza e poi gli stuntman che hanno iniziato con le loro performance. Ricordiamo che quest'anno il fiore all'occhiello di questa edizione sono il team Bizzarro, che ieri sera abbiamo avuto modo di intervistare proprio noi qui in diretta. Antonio, tu hai fatto un giro oggi tra gli stand. La partecipazione, come anche quest'anno, è molto sentita tra appunto queste persone? Sì, ho parlato un po' con questi standisti che ci credono moltissimo in questa manifestazione. Infatti qualcuno di loro mi ha detto che era il primo anno e si è perso quelli precedenti ed era rammaricato. Altri invece mi hanno sottolineato come nel corso degli anni l'evento è cresciuto sempre di più e la loro disponibilità è massima anche per la prossima edizione, anzi vogliono implementare il loro contributo dando non solo la loro immagine come sponsor, ma anche diventando dei veri e propri partner dell'evento. Sì, infatti noi ieri abbiamo avuto modo di ascoltare un po' qualcuno, non è il primo anno che partecipano, hanno sempre questa voglia di essere presenti perché ci credono. Ieri abbiamo avuto anche un boom di presenze, quest'anno sono tante le novità. Ricordiamo che c'è lo street food, non so se hai avuto modo di assaporare questi prodotti all'interno di questi, possiamo anche definire mini track in realtà.
Sì, io ho notato che addirittura c'era una Moto Guzzi con la parte anteriore ovviamente e quella posteriore trasformata in una vera e propria rosticceria, ma rosticceria di prodotti di qualità, di nicchia, non parliamo ovviamente dei calzoni o delle pizze, ma parliamo della carne arrostita in maniera ottimale, delle polpette anche, che sono poi state esportate anche nelle altre edizioni di motoraduni e quant'altro. Addirittura mi dicevano che a Milano all'Expo hanno avuto un successo clamoroso questo Moto Guzzi. E poi c'era anche un altro stand che mi ha incuriosito, dove vi era il prodotto, la mozzarella, la pizza, ma fatto in modo diverso, con i prodotti casertani, con prodotti d'origine controllata e protetta, e anche lì ho visto notevole successo perché c'erano delle leccornie davvero preparate in modo particolare. E poi la birra, un altro fattore importante, una novità che si associa benissimo secondo me al track, una birra da gustare, una birra molto fresca, mi dicevano, non con una gradazione alcolica molto alta, ma una birra appunto gradevole per tutti. Insomma, c'è davvero vasta scelta nell'area street food ed è una novità importante, secondo me un connubio ottimo tra appunto le degustazioni e i track. Quindi un'occasione per gustare questi prodotti e seguire poi tutti gli eventi. Abbiamo anche un'area dedicata ai bambini con un'associazione che si chiama Magic Day, quindi anche educazione stradale per i bambini. Infatti io li sto vedendo proprio dalla nostra regia mobile che sono su delle macchinette, c'è un vigile, un finto vigile diciamo, che appunto li fa fermare, quindi anche da piccoli bisogna magari indirizzare questi bambini sulle esatte norme stradali. Ricordiamo anche che il team Bizzarro, oltre alle performance e alle acrobazie, stanno facendo delle esibizioni, delle simulazioni in caso di incidente. Non so se hai avuto modo di assistere ieri, però abbiamo avuto anche un'ambulanza che è arrivata sul posto con dei manichini, proprio una vera e propria simulazione in caso di incidente. Quindi quest'anno, oltre alle acrobazie, abbiamo anche l'educazione stradale, che è molto importante. Ieri poi abbiamo avuto ovviamente il taglio del nastro, se dalla regia magari possiamo mandare le immagini così le rifacciamo vedere, la presenza del neosindaco Massimo Cariello, molte le persone presenti, poi abbiamo avuto anche le bottiglie di spumante come buon augurio, ecco, vediamo appunto le immagini, alle 18 c'è stato quindi il taglio a 18:30 più meno il taglio del nastro, perché ovviamente gli orari che abbiamo anche nel programma magari oscillano, quindi non sono sempre quelli. Il taglio del nastro, quindi con tutte le autorità, molte persone anche, nonostante il caldo di questi giorni. Sì, io volevo sottolineare che questo evento è totalmente gratuito, nel senso che non si paga l'ingresso, non c'è una cosiddetta compravendita, ma è solo appunto esposizione di tanti prodotti, di tante cose che possono servire non solo nel mondo dei motori, ma in tante altre attività. Quindi è davvero un qualcosa di straordinario. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che non c'è il costo del parcheggio, è totalmente gratuito, quindi chi viene qui viene a divertirsi, viene a vedere un mondo nuovo per molti, per altri invece, per gli appassionati, è certamente un qualcosa di che si rinnova anno per anno, novità su novità, ed è un incentivo in più per venirlo a visitare. Anche ricordiamo che anche gli spettacoli comici sono gratuiti. Ieri sera abbiamo avuto il trio La Ricotta direttamente da Zeli, che stasera invece lo ricordiamo subito e poi più volte, così le persone non ci guardano solo da casa, ma ovviamente devono venire qui al centro commerciale, nel parcheggio del centro commerciale Le Bolle, per poter assistere, oltre a tutte le esibizioni e le gare, anche allo spettacolo di Nello Iorio, il cosiddetto nonno moderno di Made in Sud, alle 20:30 circa, tutto gratuito. Ieri sera poi abbiamo avuto un'altra novità che riguarda il karaoke. In una fase diciamo di intrattenimento appunto spettacolo comico, c'è la possibilità di
dilettarsi in alcune canzoni, si viene qui, ci si scrive e poi sul palco si canta. Ieri c'era un bambino piccolissimo, guarda, davvero carino, che canta una canzone di Rocco Hunt, davvero delizioso. Quindi un'altra novità, il karaoke. Altre novità, abbiamo anche diciamo, ci sono anche dei mini track per i bambini, veramente ce n'è per tutti. Vuoi dire qualcosa? Sì, volevo appunto riallacciarmi a quello che stavi dicendo. È davvero un mondo che si apre alla città di Eboli, che si apre a tutta la provincia e tutto il sud d'Italia. È un mondo nuovo, come dicevo, per molti, un mondo per capire cosa c'è dietro i track. C'è una passione, ci sono delle volte tanti operatori che tra virgolette in solitudine viaggiano per tutta l'Italia, anche all'estero, e che amano appunto questi momenti di ritrovo per far capire la loro voglia di lavorare, la loro voglia anche di divertirsi con questi track, con questi bisonti della strada, perché sono appunto dei bisonti, sono enormi, sono giganteschi, e quindi queste persone che lavorano su questi camion sono davvero da apprezzare, perché è un lavoro duro, difficile, che però secondo me dà tante soddisfazioni. Mi dicevo qualcuno del settore, o da profano, che questo raduno è molto sentito soprattutto al sud, e molti di loro vengono dal nord qui al sud, perché al nord non c'è questa stessa attenzione che c'è qui. Quindi un ulteriore merito a chi ha organizzato, quindi alla famiglia Rivello e a tutti, sì, coloro che stanno lavorando in questo Mediterranean Track, che è diventato ormai un marchio ormai conosciuto a livello nazionale. Il Mediterranean Track, ricordiamo che è iniziato il 26 giugno, quindi venerdì, ieri un'altra giornata e stasera purtroppo è l'ultima. Una giornata ricca di eventi, quella di questa domenica, iniziata un po' con una pioggia, però per fortuna è uscito il sole. Stamattina, allora, ricordiamo che adesso si è appena conclusa, poi dopo la vedremo, una gara di accelerazione, perché quest'anno ci sono le gare di accelerazione e le gare di lentezza. Stamattina abbiamo avuto la famosa sfilata dei track, se dalla regia mandiamo le immagini, la sfilata dei track per Eboli, quindi le persone sono state svegliate da questi rumori, non sono mancate, ho letto sui social delle lamentele. Ma io direi che in orario tardo, erano quasi mezzogiorno, quindi non penso che le persone ancora stessero a letto. Comunque una bella giornata, poi nonostante uno scroscio, ecco, di pioggia. Riusciamo a vedere le immagini, appunto, così le commentiamo anche. Sì, diciamo che Eboli ha avuto un momento, da secondo me, bellissimo, perché vedere questi bisonti percorrere il viale principale della città, invogliare le persone a vederli, a scendere in strada, appunto, non andare al mare, partecipare attivamente, ecco, secondo me è un qualcosa di molto positivo. Anzi, ben vengono questi eventi, certo, proprio per dare la possibilità anche di vedere un qualcosa di nuovo. E voglio sottolineare che questi bisonti, che queste iniziative che si fanno, anche gli stuntman che noi vediamo, in altre occasioni ci sono costi enormi, ci sono dei biglietti per vedere questi stuntman, almeno di 50 euro, esatto, quindi sono davvero, qua è tutto gratis, è davvero un'occasione, una chance per assistere a uno spettacolo bellissimo e non pagare. Anche perché non è solito vedere dei track così per strada, quindi tutto gratuito. Poi diciamo, curati nei minimi dettagli, sì, sono perché personalizzati. Dentro poi... ognuno di loro ha una storia, sono in quel track. Sì, e sembrano dei mini appartamenti, delle mini roulotte davvero, anche perché passano molto del loro tempo proprio sul track, queste persone a cui va davvero un meritato applauso. Parlando con qualcuno di loro mi ha detto che per personalizzare il proprio track non si è fermato addirittura per un anno, Pasqua, Natale. Mi diceva che anche sotto la pioggia, anche nel garage, continuava a mettere a punto, nei momenti di relax, nei pochi momenti liberi, il proprio track per personalizzarlo e per renderlo sempre più bello.
Sì, ma effettivamente ci sono dei track spettacolari, ho avuto modo di vederli sia l'anno scorso che quest'anno e davvero sono bellissimi, non c'è, quasi viene da pensare, ma non è che sono da collezione, non vengono, invece no, sono proprio quelli che le persone usano per lavorare. Quindi abbiamo avuto questa bella sfilata per Eboli. E nonostante le lamentele, diciamo che è andata benissimo anche quest'anno la sfilata. Ce ne sono stati davvero di tutti i generi, tutti i colori, davvero bella, bellissima. E dopo questa sfilata, oggi pomeriggio c'è stato un momento, diciamo un po' per tutti i maschietti, va? Un momento dedicato a tutti i maschietti. Devo dire che c'erano anche le donne. C'erano anche due muscolosi e i tanti giovani che si sono spogliati insieme alle due ragazze, quindi c'era un pareggio, diciamo. Allora, diciamo momenti sia per le donne che per gli uomini. Se iniziamo a vedere un po' anche le immagini. Ecco, in questo momento sono arrivati i bisonti con le due ragazze a bordo, con ovviamente la sfilata di presentazione. Biagio che fa... Sì, Biagio che le ha presentate, adesso dopo la presentazione arriveranno poi anche i maschietti che daranno una mano a pulire questo camion bellissimo della MAN. Eccole qui, si sono messe in posa. Sì, il sexy truck car wash. Car wash, esattamente. Adesso arriverà... A che ora si è avuto questo? Proprio nel primo pomeriggio? Intorno alle 15:30 c'è stata, anzi si è dovuta spostare la location proprio per la massiccia presenza di persone. Le tribune che ne occupano oltre 1000 erano stracolme e anche a bordo strada c'era tantissima gente che appunto incuriosita da queste due bellissime ragazze che sono ovviamente poi delle professioniste nel settore, quindi sanno pulire, non lavano davvero, ecco, sanno pulire bene tra virgolette il camion, il truck, e le vediamo proprio qui all'opera nei movimenti sinuosi che appunto lasciano appunto presagire tante cose agli uomini e non solo. Vediamo appunto che in questo momento hanno lavato bene, Antonio, tu che hai io assistito. Le ho viste da lontano, però mi sembra rivedendo le immagini, il track era bianco, quindi più o meno esattamente vedendo le immagini lucido. Sembra che hanno svolto un ottimo lavoro, a parte le battute. Adesso arriverà anche il momento appunto con l'autobotte che va, ecco qui, in questo momento l'autobotte che irrora i loro corpi d'acqua in questo momento, sì. e rende tutto anche un po' piccante, se vogliamo. Certo. Però dopo le ragazze, come ti dicevo, che hanno iniziato a mettere mano al camion pulendolo con la spugna, insomma con movimenti sinuosi, arriveranno adesso anche i maschietti per la gioia anche delle donne. Certo. Quindi un'iniziativa anche questa molto molto simpatica e carina che ha coinvolto tanti e tanti visitatori. Io devo dire la verità, non mi aspettavo che a quell'ora del pomeriggio sotto un sole cocente, oltre 30 gradi, ci fossero tante presenze anche famiglie, soprattutto, sì, con bambini, quindi un qualcosa di davvero molto molto particolare e curato nei dettagli. Sì, il Mediterranean Track si rivela anche quest'anno molto in maniera positiva, un attrattore di persone. Sì. Meglio così, e speriamo che vada sempre meglio anche nella prossima edizione. Ma questi maschietti dove sì, sono? Adesso stiamo facendo vedere, ovviamente anche hanno tolto anche la maglietta e l'hanno lanciata, ovviamente. Intanto sì, sentiamo i track che iniziano a scalpitare, sì, perché la gara finita da poco la gara di accelerazione e adesso giustamente è la loro festa, è la festa dei track. Esattamente. Se non suonano loro, noi urliamo, tanto sentiamo lo stesso. Ecco qua, adesso hanno finito l'esibizione da... le due ragazze le ultime foto di rito e giustamente per par condicio, se vogliamo, sono stati poi chiamati questi due ragazzi che a breve entreranno nella scena proprio per mostrare anche loro come lavano invece il track i maschietti. Abbiamo visto le donne. Dobbiamo vedere questi maschietti. Dobbiamo vedere anche i maschietti, perché giustamente
anche le donne volevano vedere qualcosa. Giusto, bisogna accontentare tutti. Esattamente. Giustamente. In questo periodo di par condicio, soprattutto dopo le elezioni. Tanto che magari quindi... sì, è meglio fare sempre la par condicio. Esattamente, esattamente. E comunque è stato in questo pomeriggio davvero di fuoco, davvero di fuoco, una rinfrescata per tutti, una rinfrescata per tutti quanti coloro che hanno partecipato. E poi devo anche sottolineare il fatto che non c'è stata assolutamente una mancanza di garbo in nulla. Eccolo qua, è arrivato il primo maschietto. Eccolo come qua, vedi, canottiera nostra, bianca, canottiera bianca. Poi se si toglierà anche la canottiera, c'era invece l'altro che c'era nudo. Nudo inizio... adesso, torso nudo, non diciamo torso nudo, l'hanno spogliato dicendo nudo. E no, ballerà adesso sinuosamente anche lui balla con anche le lui. Sì, balla anche lui. Ma insieme. Una sorta di ballo con le spugne, una novità. Ma proprio. C'era la musica, ovviamente. C'era la musica, sì, e poi c'era anche tanto divertimento, applausi da parte degli spettatori che incoraggiavano appunto alla danza, al lavaggio di questo track che era davvero enorme. Poi dopo il track c'è stata anche la, diciamo, un giro sulle due ruote con la pulizia accurata di un mezzo, non ricordo una la marca, ah, no, sempre un track. Sono andati a pulire una moto, perché... una moto, non mi viene il nome, per questo dicevo, una moto. Quindi con le quattro ruote e anche con le due ruote hanno svolto un lavoro eccezionale, come si può vedere dalle immagini. Sì. Guarda la danza sinuosa. Poi si lavano anche loro. E certo, diciamo. Certo, vedi. C'è davvero bene. Una simbiosi tra le coppie. Sì. È un momento che attira. È un momento certamente rinfrescante sotto questo sole cocente del pomeriggio. Sì. Anche questa è un'esibizione che ovviamente in altri contesti sarebbe stata a pagamento, in altri e contesti tutto gratis, volevo sottolineare. Perché correte e venite qui alle bolle nell'area parcheggio, perché vi aspettano tanti eventi ancora, la giornata è ancora lunga, tutto gratuito. Io posso ricordare i prossimi appuntamenti così da invogliare le persone. Vogliamo ricordare anche che in streaming sul nostro sito, quindi si può anche vedere questa perché danza. Noi siamo in diretta. Esattamente. E puoi ricordare il sito così si può vedere anche in diretta. Il sito è www.sudtv.net. Ovviamente poi potete tutti ovviamente scriverci sui social. Adesso vediamo proprio, sono arrivate le immagini di pochissimi minuti fa della gara di accelerazione. C'è stato un primo track che ha cacciato un fumo nero, Antonio, una nube nera, non si vedeva più niente, però correva tantissimo, non so, è proprio il primo. Mario, l'hai visto anche tu, questo fumo nero? Eccoli qua, stiamo vedendo le... Abbiamo visto gli altri, un po' lentini sono stati questa volta. Io ho visto dal palco, un po' lentini erano. Vabbè, poi dipende. C'era anche una donna alla guida. Queste si stanno comunque ripetendo molte volte queste gare, così da dare la possibilità a tutti di assistere, così come anche le performance del team Bizzarro si ripropongono in diversi orari, in modo tale che le persone non possono avere nessuna scusa per non venire. Eccole qua, sono partiti, ecco, vediamo la partenza dei camion di poco fa, 10 minuti fa. Pochissimo tempo fa, sì. Quindi davvero indifferita di poco, e sono accelerazioni comunque importanti per dei camion che pesano tonnellate e tonnellate. Mi dicevano sì, 7 secondi e 32 per 100 metri, quindi è comunque un risultato molto importante per, sì, per un bisonte della strada come quello, come un track. Ed è anche un momento per dimostrare l'abilità di coloro che conducono questi mezzi, quindi la padronanza nei movimenti e nella guida, perché non è facile, ci sono anche dei meccanismi elettronici che sono fondamentali, quindi vanno centellinati al secondo, movimenti che vanno comunque coordinati, e il camion poi sprigiona tutta la sua potenza. Potenza e non potenza con questa gara, io lo so, è un po' lenti, chissà, forse è il caldo, ma chissà. No, è comunque la penso la loro mole. Dà la possibilità di accelerazioni.
Io voglio intanto che magari finiamo di vedere questa gara di accelerazione dei track, ricordare i prossimi eventi di oggi. Avremo alle 18.30 gli Stuntmen, quindi le esibizioni del team Bizzarro. Alle 19 è prevista la premiazione le premiazioni categorie dei circuiti Tuning Track e Car, perché oggi poi è la giornata conclusiva, quindi ci saranno tutte le premiazioni. Antonio, noi anche ieri abbiamo avuto una targa, Sud TV ha avuto una targa anche quest'anno per aver seguito l'evento tutti e tre i giorni, anche gli aspettando i Mediterranean Track, che si sono avuti uno a Eboli, uno a Pestum e anche un altro, non ricordo, le anteprime. E poi dopo le premiazioni alle ore 20 la presentazione dello staff e le premiazioni dei track con il taglio della torta, una torta grandissima. Ogni anno i Rivillo veramente organizzano una torta spettacolare. Sicuramente sarà un momento per anche dare il giusto e dovuto premio a chi ha lavorato in tutti e tre i giorni, un lavoro davvero impeccabile organizzato dalla famiglia Rivillo ma anche da tutto lo staff, e quindi è giusto premiare con una torta gigante che possa soddisfare le esigenze di tutti. Sì, poi vedere una famiglia così unita con tanta passione su un palco che sorride davvero fa piacere, penso a tutti, soprattutto ad Eboli, a una città che comunque magari vive dei periodi un po' di alti e bassi. Invece avere degli eventi come questi, persone, famiglie che credono con la loro azienda in queste iniziative, credo sia davvero importante. E dopo tutte queste premiazioni avremo di nuovo alle 20.30 il karaoke, quindi le persone possono iscriversi e partecipare sempre gratuitamente. E poi alle 21.30 è previsto lo spettacolo di cabaret, abbiamo detto, di Nello Iorio, di Made in Sud. E poi un'altra novità di quest'anno, un'altra peculiarità è l'estrazione della lotteria, e quindi anche stasera si avrà il primo premio, il secondo premio e il terzo premio, magari dopo poi approfondiremo. No, io volevo sottolineare anche il fatto di Nello Iorio, un altro evento importante, sempre gratis, cioè portare dei personaggi del mondo della TV qui a Eboli gratuitamente e tutti possono beneficiarne, sicuramente un qualcosa di molto importante, e mi piace sottolinearlo perché in molte occasioni ci sono state anche delle piccole critiche su questo. Vogliamo sottolineare che è tutto gratuito, ed avere delle persone così importanti, anche gli stuntmen come dicevo prima, che in altri spettacoli, in altre iniziative il biglietto costa oltre 50 euro, quindi qua è tutto gratis, qui invitiamo, tre giorni esattamente, tutti gratis. E invitiamo ancora a venirci a trovare fino alle 21.30 con lo spettacolo del cabaret e anche oltre, perché ci sono anche altre esibizioni, le premiazioni. Io voglio comunque salutare anche Rosaria, che è in giro perché lei comunque segue l'evento. Voglio salutare Biagio, Liberato, Silvana, Rossana, tutta la famiglia Rivielo, sono tutti in giro impegnati. Poi man mano avremo qui qualcuno per conoscere un po' anche i dati sui social con Silvana, vedere un po' come stanno andando le gare, un po' un bilancio, anche se penso sia davvero un bilancio positivo anche per il 2015. E si inizia già, dopo pausa un mese, mi hanno detto la famiglia Rivielo, si inizia già a pensare alla settima edizione. Siamo arrivati già alla settima, Antonio. Sì, perché dietro questi tre giorni c'è sicuramente un lavoro minuzioso nei minimi particolari per poi dare la possibilità a tutti di usufruire di questi tre giorni spettacolari, con eventi negli eventi, con esibizioni, con come dicevi tu personalità importanti che si vengono ad esibire, quindi non solo comici, cabaret, ma anche divertimento, perché anche il karaoke secondo me è un qualcosa che permette a tutti di potersi esibire su un palco e di cantare e divertirsi. Quindi le persone non hanno scuse, devono immediatamente raggiungerci. E poi come dicevi prima, c'è quest'area food, street food, che è piena di leccorni, è davvero, c'è di tutto. Questi truck food, magari possiamo citarne qualcuno. Certamente.
Momo Food, Ape Fritto, La Panella, Vecchio Gastrò, L'Appetito, Family Food, poi abbiamo anche Della Zona, abbiamo tanti, insomma, presenze. Allora, noi ci lasciamo per un po' e ritorniamo di nuovo qui in diretta dal parcheggio del centro commerciale Le Bolle, sempre con il Mediterranean Trunk. Sempre qui in diretta dal parcheggio del centro commerciale Le Bolle al Mediterranean Track mi ha raggiunto velocemente, deve anche scappare, Biagio Sica, che è nello staff dell'organizzazione quest'anno del Mediterranean Track. Benvenuto Biagio, prima di tutto. Grazie Luella, grazie. Come ti sei abbronzato? Io ti invidio. Sì, 3 giorni al sole in questo fantastico posto, ovviamente ci siamo, come dire, abbronzati per il lavoro, però ovviamente me la porto per tutta l'estate. Biagio, quest'anno tantissime novità, veramente complimenti perché avete curato in maniera dettagliata l'organizzazione. Vuoi un po' fare un bilancio, perché siamo comunque al terzo giorno, un bilancio anche sulle novità che avete portato in questa nuova edizione? Sì, infatti tantissime novità, volevo soltanto dire che sono 6 mesi che stiamo lavorando per questo evento. Abbiamo iniziato con la famiglia Rivello a parlare già a fine dicembre e dal 6 di gennaio, dopo le vacanze natalizie, abbiamo dato inizio a quello che era l'organizzazione. Quindi abbiamo curato un po' quello che erano prima gli spazi, l'organizzazione della logistica e poi ancora la ricerca degli sponsor e poi ancora gli espositori e poi ancora l'area food. La novità, questo street food, cibo da strada, che ha riscosso un notevole successo, mi hanno detto. Sì, quest'anno abbiamo dovuto dare un taglio un po' più particolare a quello che è l'area food. Abbiamo girato, io e Liberato, un po' in tutta Italia per cercare prodotti particolari e farli assaggiare ai nostri ospiti. Anche perché voi siete del settore, oltre alla vostra professione, siete appassionati di cibo, quindi provenite anche dalla ristorazione, diciamo, quindi chi meglio di voi poteva selezionare i prodotti più gustosi? Infatti sì, è stato anche divertente girare un po' per l'Italia nelle aree dei track street food e abbiamo selezionato alcuni amici che hanno portato tantissime novità, quindi dalla birra artigianale a dei panini curatissimi, panini cotti al carbone e quant'altro, mozzarella di bufala ovviamente campana, la pizza a lievitatura naturale e quant'altro. Tu stai seguendo tutte le gare, sia di accelerazione che di lentezza e ovviamente le esibizioni del Bizzarro, cosa si prova a stare lì in mezzo? Allora, è un'emozione unica, vedere che 2 auto sfrecciano a pochi centimetri dai tuoi piedi, però, eh. Bisogna stare un po' attenti. Poi tra i due abbiamo un giovanissimo pilota di soli 12 anni che si diverte in queste performance. Riccardo, sì. Ieri sera l'abbiamo avuto qui. Riccardo Tonali è un ragazzino di 12 anni che, devo dire, è veramente un grande professionista. Altre novità di questa edizione è anche l'educazione stradale, perché il team Bizzarro, oltre alle loro performance, hanno fatto anche delle simulazioni in caso di incidente. Proprio ieri ce n'è stata una. Sì, ieri pomeriggio e adesso, fra qualche istante, infatti dovrò scappare, ci sarà una simulazione con un incidente tra un'auto e un motorino, uno scooter. Questo serve ai nostri adolescenti a far capire che bisogna allacciare il casco in maniera perfetta, perché nel caso di un incidente, un tamponamento, uno scontro frontale, il casco salva la vita. I track ormai sono arrivati a 225, mi dicevano, un risultato, sì, ottimo. Sono arrivati da tutta Italia, anche dall'estero, ancora qualcuno stava arrivando, sono persone simpaticissime. Prova a immaginare che questa è gente che lavora tutta la settimana e venuta qui da tutta Italia per stare insieme a noi in questo grandissimo evento che è il Mediterranean Track 2015. Stamattina abbiamo visto le immagini della sfilata dei track per le vie di Eboli, com'è andata? Benissimo, tanta gente era per la strada, ci ha applaudito, ha incitato questi amici, ci ha sostenuto, nonostante qualcuno, insomma, si è un po' lamentato, però ovviamente noi prediligiamo quello che è la maggioranza delle persone. Vuoi fare un appello alle persone che ci vedono da casa per farli precipitare qui? Sì, ci sono ancora tantissimi eventi, ci sono ancora ben 2 eventi di Bizzarro e poi stasera abbiamo la chicca, anche prima sentivo parlare, abbiamo Nello Iorio, in arte il nonno moderno, direttamente da
da Made in Sud, quindi lo aspettiamo qui intorno alle 21.30 per lo spettacolo. E poi non dimenticate la grande lotteria, abbiamo messo in palio ben 3 premi, 2 premi sono offerti da Euronix del centro commerciale Le Bolle, abbiamo una macchina fotografica e un tablet, ed infine il primo premio è una Renault Twingo, quindi invito gli amici che ci stanno vedendo, dove possono acquistare il biglietto, ricordiamolo. Ci sono le hostess dappertutto, abbiamo un limite di orario perché ovviamente è una lotteria organizzata, una lotteria autorizzata, e quindi a un certo punto dovremo staccare per fare il conteggio dei biglietti venduti, verbalizzare tutto quello che è stato venduto e ovviamente fare il sorteggio. Io ti sto trattenendo un po' di più perché poi dopo sicuramente non ti riuscirò a beccare. Senti, un ringraziamento a chi vuoi farlo? Guarda, io non posso che ringraziare la famiglia Riviello nelle veste del patron Cosimo Riviello, che tutti chiamano affettuosamente zio Cosimo, nonostante sia giovanissimo, ma questo appellativo è anche abbastanza simpatico. Loro sono persone eccezionali che hanno veramente, come dire, voluto questa manifestazione e sono impegnati in prima linea. Li vedo correre da una parte all'altra dell'area del centro commerciale Le Bolle a cercare di accontentare tutti, a cercare di salutare tutti. Ovviamente siamo in tanti, tantissima gente, ne vedo ancora oggi arrivare, amici con gli scooter, le moto e ancora tante altre persone che stanno arrivando a piedi da Eboli Centro proprio per assistere a questo grandissimo evento. Peccato che sia già finito. Infatti sono volati questi 3 giorni. È vero, sono 3 giorni, sono veramente volati. Noi veramente invitiamo ancora a chi sta ancora a casa a venire, perché la serata è ancora lunga e poi avremo ancora tante altre sorprese. Biagio, quindi un'esperienza assolutamente da ripetere per te. No, io mi sono divertito, ho conosciuto bellissima gente, un'esperienza nuova nel campo dell'organizzazione, anche della logistica, e come si dice, ad maiora. Io te lo auguro e ti faccio i complimenti. Ora ti lascio perché so che fra grazie, poco... Grazie, un saluto a tutti, grazie. Ok, fra poco, sì, puoi, non ti preoccupare, fra poco inizia la gara dei Bizzarro. Io vorrei richiamare il mio collega Antonio Elia perché adesso vorrei lanciare le interviste che proprio lui ha fatto questo pomeriggio sotto il sole cocente. Viene Antonio e ha appunto intervistato i proprietari di queste aziende, di questi stand. Quindi lanciamo la prima intervista e poi la commentiamo. Altra ditta al Mediterranean Track, Eco Ricambi del dottor Esposito, come mai questa presenza? Presenza perché siamo presenti nel territorio qua di Eboli con la prima attività storica, primo complesso storico aperto nel 94. Da qualche anno abbiamo aperto una seconda sede a Fisciano e quindi, siccome conosciamo la famiglia Riviello che per anni e anni ci ha sempre invitato, però abbiamo fatto solo da sponsor, quest'anno grazie a RIAG ci siamo decisi anche noi di partecipare a questo evento. E partecipando ci stiamo rendendo conto che forse gli altri anni abbiamo perso qualche momento, perché forse era giusto dalla prima edizione far parte non solo come sponsor ma anche come presenza fisica. È un evento che ci sta piacendo, è un evento che qualche cliente si è fermato, che conoscevamo, e ci ha detto che è una bella situazione, è stata una bella cosa. È un evento che ci ha permesso di far conoscere persone di altre zone. È un evento che ci permette magari di farci conoscere al di fuori del territorio nostro campano, visto che ci sono clienti che arrivano dalla Calabria, clienti che arrivano dal nord. E niente, è un evento che ci permette, grazie agli sponsor Repsol, Riag, di portare avanti il discorso di Eco Ricambi, del mondo dei ricambi, delle nostre officine. Perché abbiamo fatto questo evento non solo per Eco Ricambi, ma anche per le nostre officine. Difatti, non a caso, sul nostro manifesto parliamo di colleghi che partecipano come partner, che sono la ditta Speed Car Service di Battipaglia e la ditta Pignataro Giuseppe di Santa Maria del Cedro. E poi dall'altra parte abbiamo fatto un volantino dove parliamo delle nostre officine 3R che partono da Eboli fino ad arrivare, non lo so, nella zona di Serre, Buccino, Mercato San Severino, Fisciano, Salerno, Ponte Cagnano e quant'altro. Mediterranean Track, siamo in compagnia del direttore commerciale Roberto Corridoi di Alcoa. Come mai questa presenza qui nello stand del Mediterranean Track?
assolutamente fondamentale per noi essere presenti, è assolutamente un piacere. Come potete vedere, la maggior parte dei camion presenti montano quelli che sono i nostri, le nostre ruote. È un'occasione come un'altra per presentare la nuova finitura Durabright, che sicuramente sta dando molto molta soddisfazione in termini di qualità tecniche, in termini di leggerezza, in termini di visibilità del nostro marchio e del nostro lavoro quotidiano. Il Mediterranean Track vi piace? Qual è la cosa più bella che avete visto? È la prima edizione a quale partecipiamo, abbiamo mancato le altre. Decisamente è una tappa fondamentale che inseriremo nell'agenda per i prossimi anni futuri. Molto molto interessante, molto coinvolgente, e soprattutto la partecipazione del pubblico credo che sia nettamente superiore rispetto a molte altre manifestazioni presenti oggi in Italia. Siamo in compagnia del concessionario KTM di Di Guida. Come mai qui al Mediterranean Track? Ma sicuramente perché è una novità, oramai è un evento nel sud Italia che si è affermato negli anni e abbiamo deciso di partecipare anche noi, dà una visibilità unica. Qual è la cosa più divertente e più emozionante di questo show? Ma sicuramente questi festeggiamenti degli amici dei camion, che veramente hanno fatto un casino esagerato nel paddock, poi tutta la gente presente alla manifestazione, sono veramente in tanti. Noi li ringraziamo per averci avuto tra i loro espositori e ne siamo veramente contenti. Ecco, abbiamo appena ascoltato le interviste che Antonio questo pomeriggio ha fatto ad alcuni standisti. Allora Antonio, le prime impressioni di queste prime due interviste? Sì, impressioni sono molto positive, in quanto c'erano degli standisti che provengono dal nord Italia e che si sono soffermati sull'aspetto non solo organizzativo ma anche di qualità dell'evento, perché la qualità è molto importante nel Mediterranean Track, in quanto loro hanno aziende specialistiche e presentare i loro prodotti qui è un trampolino di lancio. Hanno parlato appunto di come attraverso il Mediterranean Track hanno allacciato rapporti con altre regioni, ma non solo, anche con alcuni espositori stranieri, quindi c'è davvero un connubio perfetto, una sorta di sinergia anche tra coloro che lavorano in questi stand e che vogliono diventare non solo sponsor, ma come quest'anno, ma vogliono diventare partner, quindi un discorso davvero importante che si va ad incanalare di qui all'anno prossimo per la settima edizione del Mediterranean Track. Ci sono molte aziende che ormai partecipano al Mediterranean Track da tanti anni. Hai già incontrato qualcuno di questi oggi? Sì, sacanovista, diciamo. Sembra proprio l'Alcoa, che come diceva nella quarta edizione, che ha partecipato qui e sono molto soddisfatti. Quest'anno, grazie alla famiglia Riviello, hanno avuto l'opportunità di avere lo stand, cosa che non hanno avuto nella passata stagione, e quindi sono soddisfatti di questa nuova opportunità per la loro azienda, ma anche per farsi conoscere, perché ricordiamolo, qui è una sorta di trampolino, una sorta di vetrina, un trampolino di lancio, questo grazie, come diceva Cosimo, Antonio Riviello e tutto lo staff che sta lavorando in maniera massiccia, e penso che il risultato sia sotto gli occhi di tutti. Sì, infatti è visibile anche dalla presenza che cresce sempre di più in queste ore. Ricordiamo che tra poco ci saranno le altre esibizioni del team Bizzarro. Il team Bizzarro, Antonio, questo team è un team molto particolare, perché in inverno, quando loro non fanno le prove, che cosa fanno? Si esibiscono, preparano sui set cinematografici, fanno delle scene proprio per i set cinematografici. Noi ieri sera li abbiamo avuti qui in diretta insieme a Riccardo, il bimbo di 12 anni, un bambino davvero in gamba, li abbiamo intervistati e davvero sono stati il fiore all'occhiello di questa edizione. I loro spettacoli si sono susseguiti e si stanno susseguendo a diverse ore per permettere a tutti quindi di poterli vedere sempre gratuitamente. Vengono proprio dall'Africa, mi dicevano, quindi davvero hanno fatto i salti mortali per essere qui.
Sono professionisti, sono persone che lavorano nel campo da anni e, come dicevo prima, in altre occasioni ci vuole il biglietto, ci vuole il pagamento di una quota di almeno 50 euro per poterli ammirare. Questo è sinonimo di professionalità, è sinonimo di offrire un servizio ai cittadini, offrire un qualcosa di nuovo, di spettacolare, e sono davvero dei professionisti del settore. Le loro esibizioni fanno davvero venire i brividi, sono bravissimi. Adrenaliniche. Sono adrenaliniche, sono davvero eccezionali. E non per vantare l'organizzazione, ma credo che uno spettacolo del genere nel sud Italia non si sia mai visto. Oltre alle macchine, qui abbiamo anche delle moto che fanno delle esibizioni, quindi davvero ce n'è per tutti i gusti. Ci saranno poi appunto anche delle chicche appunto sulle due ruote, non solo sulle quattro, perché davvero sono spericolatissimi. Loro hanno questa passione da piccoli. Infatti vediamo pure delle immagini delle loro acrobazie. Hanno anche quest'anno appunto messo vicino a queste loro esibizioni dei momenti, come diciamo prima con Biagio, di educazione stradale, perché è molto importante. Vediamo adesso proprio la macchina che cammina su due ruote. Vorresti andare tu, Antonio, in una macchina del genere? Guarda, assistere a queste... Io ho avuto questa esperienza, ho fatto questa esperienza. Raccontaci, com'è stato? Hai messo il casco? Sì, devo dire c'è molta professionalità. Ci sono due cinture, quindi c'è doppia protezione per lo sterno e poi c'è il casco per la testa. È un'esperienza davvero emozionante, perché ti fa comprendere la guida in maniera molto, molto, molto professionale, come ti dia sicurezza, perché loro fanno queste acrobazie, ma tu nella macchina percepisci che loro hanno il perfetto controllo del mezzo, e questo è un qualcosa di importante, perché ti dà la sicurezza, la tranquillità. Ovviamente c'è la paura, c'è l'adrenalina, però loro ti incutono sicurezza, perché muovono lo sterzo in maniera precisa, anche se il loro sterzo è molto flessibile, quindi si muove a 360 gradi, ma loro sanno cosa fanno, un movimento perfetto. Poi hanno il freno a portata di mano, perché loro fanno anche delle frenate concordate, cosiddette, sì, che ti permettono di fare il testacoda, di girare su se stessi. Insomma, davvero un'esperienza da provare. Da provare, ma non da imitare, però. Non da imitare, assolutamente. Questo dicevano ieri nella nostra intervista, non imitateci, guardateci solo. Io volevo ringraziare qualcuno, in particolare Oracom, e anche la struttura di questa regia mobile che ci sta ospitando quest'anno con tutti i comfort. Poi volevo anche fare qualche nome di alcuni espositori, così poi magari vediamo le altre interviste. Beta Ricambi, Ruggero Serbatoi, Taleri, Pneumatici Riviello, Bridgestone, Pentamotor, sono davvero tanti, oltre alle altre stand che ospitano appunto il cibo da strada. Quest'anno ci sono anche delle moto e le auto d'epoca, quindi davvero ce n'è per tutti. Abbiamo avuto anche una Lamborghini della polizia che ha attirato davvero molte persone. Tu l'hai vista? La Hurricane, sì, io ieri sono stato il primo giorno, venerdì, sono stato presente, l'ho vista. E è andata via adesso. È andata via, però ha attirato molte, molte persone, proprio perché è un qualcosa di spettacolare, una macchina eccezionale, una potenza, un rombo. Quando l'hanno messa in moto si sentiva proprio la forza del motore, la qualità del Made in Italy, perché è Lamborghini. E quella Lamborghini serve per una giusta causa, a trasportare il sangue, mi dicevano. Sì, quindi sicuramente un'auto della polizia bella ma soprattutto utile per salvare le vite. E ricordiamo quindi a tutti i nostri telespettatori di donare il sangue, perché è molto importante. Sì, ricordiamo anche che abbiamo Silvana che si sta occupando dei social, quindi commenti, domande, potete anche andare sulla pagina Facebook. Sì, possono interagire, ricordiamo il nostro indirizzo Facebook e anche di Sud sì, TV. Sud TV, abbiamo lo streaming www.sudtv.net per seguirci, la pagina Facebook del Mediterranean Track, il sito del Mediterranean Track, mediterraneatrack.com.
quindi mandateci domande oppure curiosità, vedete voi. Ricordiamo ancora un po' il programma, in modo tale che le persone si alzano da casa e vengono qui ad assistere alle esibizioni del team Bizzarro, che a momenti appunto ci delizieranno con le loro performance, e poi alle 19 le premiazioni dei circuiti Tuning Track e Car, e poi alle 20, un momento da non perdere come ogni anno, la presentazione dello staff e la premiazione dei track con il taglio della torta, quindi anche mangiare una bella fettina di torta preparata da un pasticcere davvero paziente, perché è una torta grandissima come ogni anno, veramente ci delizzano con una torta anche bella, perché non è solo buona ma anche bella. Insomma, c'è davvero di tutto in questa serata conclusiva, e quindi invitiamo i nostri telespettatori a venirci a trovare. Siamo qui al centro commerciale Le Bolle, nell'area antistante il parcheggio. Ricordiamo che il parcheggio è gratuito, come tutta la manifestazione e tutti gli spettacoli. Non si paga niente. L'ingresso è free, ricordiamolo. Quindi venite a farvi una passeggiata ad Eboli, vi aspettiamo, perché ci sono davvero tanti eventi, sì, di qui a notte inoltrata, possiamo dire. Sì, poi c'è il karaoke ovviamente, poi c'è la serata comica con Nello Iorio e poi l'estrazione dei premi della lotteria. Quest'anno abbiamo 3 premi, Antonio, una bella macchina che si vede già esposta, una Twingo, poi abbiamo una macchina fotografica e un iPad. Il biglietto costa 5 euro, costa pochissimo, se pensi che appunto si può vincere una macchina, quindi sono prezzi modici, davvero modici. Vale la pena acquistare il biglietto, ci sta ancora, veramente c'è poco tempo per acquistarlo, perché poi si deve comunque innescare tutto il meccanismo per l'estrazione, per estrarre appunto i biglietti fortunati. Quindi c'è ancora tempo per venirci a trovare e gustare anche questi prodotti tipici del cibo da strada in questi track food. Io dopo vorrei chiamare Silvana appena rientriamo per vedere un po' i dati social, un po' le visualizzazioni, un sì, po' capire anche l'andamento, capire le persone cosa dicono, perché magari facendo un giro sui social si riesce anche a intuire meglio come sta andando la manifestazione, perché ci seguono anche da tutta Italia, anche sì, e quindi sui social possono benissimamente, ecco, sono arrivati è arrivato il team Bizzarro, possono appunto esprimere il loro parere anche le persone che non possono purtroppo venire qui alle Bolle. Sì, ma soprattutto avere anche un dato concreto sull'affluenza, perché sicuramente si supererà la soglia dell'anno scorso, oltre 50.000 visitatori. Devo dire che anche stamattina era pienissimo, nel pomeriggio, come ti ho detto, intorno alle 15.30, c'è stato quale evento? Con il Sexy Car Wash, che abbiamo visto, dove ci sono state appunto 2 donne e 2 uomini, ricordiamolo, per par condicio, ok, si sono lavati, quindi hanno lavato il camion, insomma spettacolo puro, e c'erano davvero oltre 1.000 spettatori, perché la tribuna era stracolma e c'erano tante persone anche ai bordi della strada. Era davvero uno spettacolo nello spettacolo al Mediterranean Track. Sì, anche le tribune qui per le performance di Bizzarro sono sempre pienissime, ma anche per le gare di accelerazione di lentezza. Io prima ho avuto modo di fare un giro e anche alle 16, con quel sole fortissimo, le persone erano lì ad assistere. Venite qui nel parcheggio delle Bolle, tutto gratuito, per avere a disposizione dei servizi davvero veramente belli, spettacoli, gare, potete ammirare questi track che sono meravigliosi. Purtroppo non abbiamo avuto modo di avere qui qualcuno, l'anno scorso abbiamo intervistato la Sirenetta Antonella, non so se hai avuto modo di vedere il track, penso di sì, perché sì, è un track bellissimo, curato nei minimi dettagli, come tutti diciamo, perché loro in pratica vivono 24 ore, 48 ore all'interno di quella cabina, e lei appunto in quel track è il suo mondo, c'è la Sirenetta, tutto colorato, esattamente, disegnato. C'erano delle luci particolarissime che si accendono con dei pulsanti, davvero un qualcosa di personalizzato al massimo. E poi ha fatto vedere anche in un'intervista fatta nel pre-Mediterranean Track anche degli oggetti che gli vengono regalati quando lei li mette tutti nei esattamente track, li mette pupazzi, in esposizione, soprattutto giocattoli piccolini.
ma anche dei braccialetti. Li metti in esposizione sul track proprio perché, secondo, come ha detto lei, fanno parte della sua vita. Fanno sì, parte... Ma poi anche sì, secondo me sentire anche il calore delle persone è molto importante in un lavoro del genere, che comunque porta le persone a stare lontano da casa per molti giorni, Antonio, perché loro viaggiano sì, sempre. Io ho incontrato uno di loro che veniva dalla Francia, si è fermato ad Eboli e poi è dovuto ripartire, però ci teneva ad essere qui, ci teneva a dare la sua, ad essere presente al Mediterranean Track, al raduno, e sottolineava il fatto che al centro-nord non c'era questo grande affetto, questo grande amore per i raduni, invece qui al sud l'ha riscontrato, e questa è una cosa importante perché sì, significa che è un punto davvero di attracco per tutti loro, è un punto di divertimento, un punto per rilassarsi, ma soprattutto per far conoscere le loro storie e i loro track. Sì, quindi un applauso va a queste persone, davvero. Noi penso che tra poco interrompiamo per la pubblicità, poi ritorniamo qui con le altre interviste che Antonio ha fatto. Andiamo a dare anche un'occhiata a come sta andando la performance del team Bizzarro, che poi ricordiamo potete rivedere, quindi venite, ancora ci sta ancora da tanto da vedere qui fino a stasera. Ci vediamo tra poco. Di Sud TV nuovamente in diretta con il Mediterranean Track qui nell'area parcheggio del centro commerciale Le Bolle. Abbiamo un ospite importante, c'è Vito qui del Mediterranean Track, Vito Riviello, che è il nipote di Cosimo, organizzatore di questo stupendo evento. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, ci puoi dire un po' come sta andando secondo i vostri risultati? Avete aspettative? Aspettative, si punta sempre a migliorare, si sa. Questi, fino adesso diciamo che manca qualche ora alla chiusura, siamo, a dire il vero, molto molto soddisfatti e contenti, per, sia per la partecipazione delle persone, per gli spettacoli, per i track, quindi va benissimo. Ricordiamo che il grande sforzo organizzativo, qui è tutto gratis dal parcheggio alle esibizioni, e questo è un vostro merito. Stasera ci sarà anche un comico importante di Made in Sud, quindi tutto all'insieme del divertimento senza scopo di lucro. Rigorosamente senza scopo di lucro. Diciamo che per far sì che tutto questo avvenga noi mettiamo uno sforzo immane, appunto per cercare di far divertire le persone senza ovviamente cacciare un euro, perché visto di questi tempi. E sì, stasera poi ci saranno ancora tanti altri spettacoli, e infatti tutte le tribune sono piene. Stamattina c'è stato il giro dei track per Eboli, un'emozione anche per tanti visitatori e turisti che c'erano in città. Un altro evento nell'evento. Sicuramente, diciamo che ogni anno ci aspettano. Stamattina il tempo non era tanto buono, quindi c'era un poco di timore, e invece poi tutto è andato per il verso giusto. Nel paese c'erano tante persone e fa sempre un certo effetto, siamo contenti perché poi sono tutti là a fotografare, a filmare, quindi ovviamente magari qualche pensiero positivo, cioè soprattutto pensieri positivi, qualcuno negativo, però vabbè, non lasciamo, accettiamo pure quello. Esattamente, le critiche fanno sempre bene quando sono costruttive. Volevo sottolineare anche il fatto che nel primo pomeriggio oggi c'è stata anche l'esibizione del Sexy Car Wash, che ha attirato davvero tantissime persone, oltre 2000, erano 1000 sulla tribuna ma altre 1000 almeno per strada, e per la par condicio, come abbiamo detto, c'erano due uomini e due donne, quindi avete curato tutto anche in questo. Quest'anno abbiamo pensato di non far arrabbiare nessuno delle due parti, sia uomini che donne. Le persone erano tantissime, diciamo che questo piccolo evento nell'evento lo aspettano come il giro nel paese, perché è da sempre che lo facciamo, quindi lo aspettano, appunto. Lo aspetta, poi è un giusto connubio, uomini e donne e motori, quindi da sempre è così. E volevo sottolineare anche il fatto delle gare di accelerazione, un'altra novità, ma anche quelle di lentezza. Ci vuoi spiegare un po' le diversità tra le due? Vabbè, la gara di accelerazione di oggi dei track è una gara che da sempre noi
svolgiamo, ad eccezione dell'anno scorso dove ci siamo presi una piccola pausa per problemi tecnici. Questo per quanto riguarda i track, è una gara di divertimento, si prende il tempo ma niente di più. Poi per quanto riguarda la gara di lentezza, è stata fatta ieri e questo riguardava gli scooter, i T-Max. È una gara simpatica dove devono, al contrario della velocità, devono cercare di fare più o meno un 20 metri il più lento possibile senza toccare piede a terra, quindi una gara di destrezza più che altro. È questo che volevo sottolineare, il fatto che sia per quanto riguarda i bisogni della strada che per le due ruote c'è l'abilità dei conducenti, c'è appunto la maestria nel guidare, questo è un fattore molto importante, ma c'è anche la prevenzione, perché anche per i bambini avete organizzato qualcosa, ci vuoi spiegare cosa? Sì, quest'anno è stato creato un piccolo circuito qui a fianco al palco dove ci sono delle piccole vetture, è stato disegnato un circuito a terra con vari segnali, rotatorie e quant'altro, appunto per cercare di educare sin da piccoli a imparare come muoversi su strada, per cercare di evitare purtroppo quello che da tempo non vorremmo mai vedere per le strade, gli incidenti stradali, e quindi è un altro merito che va aggiunto a voi, ai Riville e a tutta l'organizzazione. Voglio anche chiederti, in questo momento di crisi creare un evento del genere è comunque anche un sollievo, una sorta di divertimento, di diversivo per la città, e di questo ve ne è dato atto? Sì, sicuramente atto a noi, perché comunque per un anno intero lavoriamo e senza sosta, oltre che del nostro mestiere lavoriamo per organizzare questo evento. Oltre a noi va dato atto soprattutto agli sponsor, ai quali va un ringraziamento particolare, perché ovviamente senza il loro sforzo tutto questo non potrebbe esistere. E quindi io ho avuto modo di fare le interviste, alcuni di loro mi hanno detto, dei vostri sponsor, che l'anno prossimo, visto la bellezza, la straordinarietà dell'evento, vogliono addirittura diventare i vostri partner, quindi avete davvero una carica propulsiva enorme. Sicuramente questo evento sta crescendo anno dopo anno, quindi si sono resi conto in molti che spendere, dare un contributo, forse la forma più esatta, dare un contributo non lo si butta, perché c'è tanta visibilità e poi si aiuta a crescere un evento fatto per il nostro paese. Allora, noi ringraziamo Vito Riviello per il suo contributo e un ringraziamento a tutta la famiglia, perché voi siete una famiglia che lavora su questo Mediterranean Track. Grazie ancora. Grazie a tutti voi e appunto alla famiglia. Allora, ringraziamo Vito, lo salutiamo e invito un'altra volta Luella a venire qui per il Mediterranean Track. Continuiamo con la nostra diretta. I Riviello sono impegnatissimi, quindi riuscire a prenderli è un'impresa, però ce l'abbiamo fatta almeno. Allora senti, io volevo fare un ringraziamento allo staff anche del Mediterranean Track, quest'anno ci sono anche delle new entry, allora volevo ringraziare anche, più che ringraziare anche citare, perché è doveroso, perché comunque si sono impegnati tanto, quindi Biagio Sica che abbiamo avuto poco fa qui, Liberato Santoro che sono stati nello staff dell'organizzazione, voglio anche salutare Rossana Lucia Pedullà che è responsabile marketing e comunicazione, la nostra Rosaria Sica, la nostra responsabile di redazione di Sud TV e conduttrice di questo Mediterranean Track da sempre, diciamo, e la new entry dell'ufficio stampa Silvana Scocuzza. Va un doveroso applauso anche a loro che hanno supportato la famiglia Riviello in questa organizzazione. E poi, vabbè, ci sono tante persone dietro che hanno aiutato la famiglia Riviello. Allora, io vorrei lanciare le altre interviste che tu oggi hai fatto. Secondo blocco di interviste. Il secondo blocco, sì. Te le lanciamo e poi dopo ci ritroviamo di nuovo qui. Beta Ricambi, presente al Mediterranean Track. Siamo in compagnia del titolare Antonio. La vostra presenza per dire cosa?
per salutare prima di tutto tutti i visitatori, tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci stanno vedendo, e poi per presentare la nostra vasta gamma di articoli. Noi presentiamo tutta la nostra categoria, che è il tuning, poi facciamo allestimenti, carrozzeria, diciamo tutto quello che comprende il veicolo industriale a 360 gradi, esclusa la meccanica e le sospensioni, diciamo così. E noi siamo qui per presentare, per riuscire sempre di più ad avere una visuale a livello così, di tutto il sud Italia, dove noi siamo presenti tutto il sud Italia. Questa manifestazione è davvero importante, cresce di anno in anno. Cosa vi è piaciuto di più? Davvero ci è piaciuto il fatto che la collocazione, la presenza delle persone che è sempre di più. Noi sono già, questo già è il quarto anno che facciamo questa manifestazione, aiutiamo anche gli amici di Villa ad organizzarlo, abbiamo trovato qualche espositore, davvero siamo contenti che sta crescendo a macchia d'olio, anche perché è una bella pubblicità proprio per il Sud Italia. Continuiamo il nostro giro negli stand Ord Plus con Luigi. Sì, salve, buonasera a tutti. Faccio complimenti per questa manifestazione, veramente bella organizzata, ci stiamo divertendo, veramente una bella festa. L'azienda cosa produce? Noi facciamo furgoni coibentati per il trasporto latticini, pesce, furgoni refrigerati in vetroresina facciamo. Siamo a Casoria, niente, è un'azienda insomma abbastanza nominata sulle nostre parti, stiamo un attimino cercando di spostarci un pochettino nella zona del Salernitano, diciamo. Area Food, Mediterranean Track, Open Baladin, allora, in compagnia di Antonio. Buongiorno a tutti. Allora Antonio, qual è la specialità? La nostra è una, noi siamo uno dei migliori birrifici artigianali italiani, per cui noi nel mondo dei motori abbiamo portato il nostro motore a pedali, che è la Beer Bike Baladin. Quali sono i gusti più richiesti? Ma semplicemente la white, perché è molto leggera, fresca e bevibile. Qual è la cosa che ti è interessato di più di questo Mediterranean Track? Ma le persone, l'ambiente, tutto, veramente bello. Momo Food, gastronomia qui al Mediterranean Track. Sì, noi lavoriamo con le eccellenze casertane, mozzarella, salsiccia, questi prodotti che siamo abituati sempre a sentire Caserta come una realtà poco produttiva, invece ci sono delle realtà produttive molto interessanti e delle eccellenze qualitative, insomma. Qual è il prodotto più richiesto? Il prodotto più richiesto è quello che facciamo noi, sono i saltimbocca fatti con mozzarella e salsiccia. Che cosa vi è piaciuto di più di questo Mediterranean Track? È l'ambientazione, che ci è piaciuta molto, anche molto intelligente, perché è vicino al centro, quindi non in posti in lande desolate, ma comunque vicino al centro, dove per la gente può anche venire a piedi, che è un tiro di schioppo la città di Eboli, per esempio. Mediterranean Track, tante prelibatezze nell'area food con il Food Family. Alessandro, cosa si tratta? Noi siamo dei ragazzi, veniamo da Roma, siamo una famiglia, io e mia moglie e il nostro chef, un caro amico, e portiamo le specialità romane rivisitate nei nostri panini gourmet, quindi il saltimbocca, matriciano, carbonaro, specialità, usiamo il pane al carbone vegetale, tutto questo per questo meraviglioso evento. Questo evento che è davvero un successo, qual è la cosa più bella che hai visto? Ho visto tantissima gente, un bello spirito, e questo ci ha permesso di divertirci e far divertire la gente. Antonio, alcuni standisti sono stati rapidissimi nelle loro risposte, come mai? Erano emozionati davanti alle telecamere, secondo te? Sì, penso proprio di sì, anche perché è difficile per chi poi lavora nel settore del food intrattenersi con la TV, però hanno reso appieno le loro motivazioni, il loro spirito, la loro voglia di partecipare. È stata comunque una bella esperienza per me intervistare queste persone, perché hanno dato il loro contributo, hanno fatto capire come intervengono a questo Mediterranean Track con il cuore, con la passione, con un connubio che cresce sempre di più tra motori e food, perché alcune gastronomie come quella che abbiamo visto della birra, oppure com'è questa birra? L'hai assaggiata? No, non l'ho assaggiata, invece però mi hanno detto che è ottima. Io non bevo sì, birra, mi hanno non detto lo so. Che è una birra comunque leggera, a portata di tutti, una birra cosiddetta estiva, che può essere degustata con dei buoni panini, ma anche con una specialità che ha sempre quel
quell'azienda con la Girela Moto Guzzi, che ha realizzato con la parte anteriore della moto, appunto restaurata, la sorta di cavallo di battaglia, e dietro la moto c'è proprio la rosticceria con gli arrosticini di carne, con le polpette che hanno spopolato a Milano, mi diceva, con dei bocconcini proprio di carne che hanno spopolato a Milano e che si associano benissimo alla birra. Ovviamente poi c'era l'area della Momo Food con i panini di Caserta, con le specialità di Caserta. E anche mi ha impressionato anche come i pizzaioli in tempi rapidissimi facessero le pizze al momento, pizze Mediterranean Track, pizze di tutte le fantasie e colori, e anche questo è appunto il Mediterranean Track. Noi abbiamo qui liberato, se ci, sì, se ci raggiunge, che lo vado un attimo a chiamare, io mi alzo, chiedo scusa. Abbiamo già avuto modo di sentirlo, però vogliamo appunto risentirlo per sapere un po' com'è andata questa tre giorni. Prego, prego, liberato, vieni. Noi ci siamo, ciao, già. Buonasera a tutti. Visti ieri, però oggi la giornata conclusiva del Mediterranean Track, possiamo anche fare un piccolo bilancio, anche se la serata è ancora lunga. Sì, effettivamente la serata è ancora lunga, anche perché l'evento è ancora nel pieno del suo splendore. Io uso questo termine perché effettivamente quest'anno abbiamo avuto un ottimo riscontro dal punto di vista del pubblico, della gente che veramente ci ha invaso, devo dire, nel senso buono del termine. Già dalla prima sera, sì, già da aspettando il Mediterranean Track c'è stato veramente una presenza di gente enorme. Ieri è stata proprio l'apoteosi, anche perché si sono concentrate tante attività che hanno permesso veramente di avere un numero di visitatori elevato. Quest'anno, questa giornata, la stessa cosa, anche perché a differenza del sabato, la domenica è una giornata intensa, si parte dalla mattina. Questa mattina c'è stata la sfilata dei track all'interno della città, oltre 150 track che hanno sfilato, hanno fatto un casino della miseria. Diciamo che è un evento che si fa una volta all'anno, pertanto credo e spero che ci sia sempre la possibilità di poter dar fastidio, tra virgolette, anche a persone che magari noi capiamo possono avere delle difficoltà ad ascoltare. Sono così tre tanto giorni all'anno, sì, per un bel evento, poi che richiama tanta gente a deboli. Sicuramente, sicuramente è un evento, è uno degli eventi più importanti della regione Campania. Io mi azzardo a dire questa cosa, perché effettivamente un evento che in tre giorni diciamo vede la presenza di quasi 50.000 persone, e credo che sia forse uno degli eventi principi della regione Campania. Siamo arrivati a quota 225 track, giusto? O sì, di più? Sì, diciamo che si sono iscritti 225 track, no, forse non sono stati contemporaneamente presenti tutti i 225. Ieri sera arrivavano ancora. Sì, arrivavano, però magari qualcuno per motivi anche logistici e di lavoro è dovuto andare un po' via prima, pertanto gli iscritti sono stati 225, però una presenza costante di circa 180-190 track, non abbiamo fatto ancora il conto preciso. Liberato, io sì, dici. No, volevo ringraziare chiaramente. Con questo volevo, sì, partire. Un ringraziamento particolare va fatto ovviamente oltre alle persone che sono state presenti e che saranno presenti anche questa sera, perché il Mediterranean Track non è finito, anzi, ti ripeto. Vuoi ricordare, così da invogliare le persone a raggiungerci, sì, qui nel, sì, parcheggio, sì, del centro Le Bull? Questa sera, in questo momento proprio, non so se si sente in televisione, ma c'è una confusione, un casino tale, perché c'è lo spettacolo degli Stuntman Bizzarro, che sono veramente strepitosi, i migliori, sì, stuntman, sì, di carattere internazionale. Loro partecipano a tantissime attività, non solo di spettacoli, ma anche con case cinematografiche importanti. In inverno fanno questo. In inverno fanno questo, sì, vengono scritturate da tante compagnie cinematografiche internazionali che vengono in Europa a fare delle riprese particolari in diverse città italiane, non solo, e loro vengono sempre contattati perché effettivamente hanno una bravura. Ed è stato un po' difficile, vero, ad averli perché so che sono rientrati da pochissimo, sì, da un tour in Sudafrica. In Sudafrica, sì, loro girano il mondo, sono una famiglia di stuntman, sono diversi gruppi, però di Bizzarro è proprio la punta di diamante di questa famiglia, e sono rientrati pochissimo tempo fa, qualche settimana fa, dal Sudafrica. Abbiamo avuto
fortunatamente la possibilità di averli qui alla nostra sesta edizione. Poi così c'è anche un piccolo stuntman, Riccardo, 12 sì, anni. Sì, Riccardo, che effettivamente fantastico. È fantastico, perché non si può... Chi non lo ammira non crede che a guidare quell'autovettura è un bambino di 12 anni, effettivamente, che ha sicuramente una carriera avanti proprio. Sì, già da piccolo, quindi immaginiamo 12 anni, a questa tra qualche anno. Bravura, a questo modo di poter esprimere la sua professionalità, perché ricordo sempre che tutto quello che loro fanno lo fanno perché si allenano quotidianamente per tante ore al giorno e non vanno sicuramente emulati, perché ovviamente dei professionisti a tutti gli effetti, nonostante la giovane età, giovanissima età di Righi, comunque è un professionista. Stasera ci sarà anche la premiazione. Sì, questa sera volevo ricordare che oltre allo spettacolo degli stuntmen alle 22:30 ci sarà prima lo spettacolo del comico Nello Iorio, che sarebbe il cosiddetto nonno moderno di Made in Sud, questa trasmissione che è stata presente ed è presente ancora sui canali di Rai, che ha spopolato negli ultimi anni, è qui presente per intrattenere un po' il nostro pubblico, chiaramente con tutte quelle che sono poi le attività collaterali. Oltre alle attività di spettacolo ci sono anche il karaoke, cioè ricordiamolo, ci prima. Sarà un mini karaoke, diciamo, intrattenimento. Pre-serata prima dello spettacolo di Nello Iorio, e poi c'è l'area food, che quest'anno, come dicevamo anche ieri, è molto particolare, perché è caratterizzata. Abbiamo cercato di caratterizzare l'area anche quest'anno dando un tema motori, quindi ci sono non solo i truck, quindi i camion in esposizione, non solo le auto d'epoca, non solo le auto tuning, non solo le motociclette, non solo i truck model, ma c'è anche un'area di street truck food, dove ci sono questi piccoli ristorantini, queste chicche. Sì, Biagio mi diceva gomma. Prima che avete girato un po' l'Italia per sì, abbiamo, scegliere. Abbiamo cercato di selezionare, perché poi effettivamente questa è una settimana dove ci sono tanti eventi in giro per l'Italia, e questo street food è diversi anni che un paio d'anni che in Italia sta andando veramente per la maggiore. Qui nel sud Italia ancora non si conosce bene, ma da Roma in su c'è un'evoluzione di questo street food enorme, questa idea presa dagli Stati Uniti, che già da qualche anno funziona tantissimo. Qui tanti ristoranti di qualità hanno portato in strada la loro attività, le loro chicche, dicevo. Poi ci sarà anche questa sera l'estrazione dei tre biglietti fortunati. Sì, quest'anno abbiamo questa lotteria. Abbiamo questa lotteria. Ah, abbiamo le immagini, se vuoi commentarle proprio tu. Sì, allora, io in verità tra tanti impegni ho avuto modo di ammirarlo poco purtroppo. Anch'io, lo sai. Allora, lui fa delle esibizioni molto particolari, parte con la motocicletta, con delle acrobazie, ecco, lo vediamo che... Questa è avvenuta pochissimi minuti fa. Sì, sì, lui... fa questa impennata su due ruote, adesso è seduto proprio sul manubrio, se vedete, e sì, perché lui non soltanto la macchina mani, ma anche, sì, le due ruote, anche le due ruote, sì. Sì, lui è stato scritturato, ecco, qui fa delle piruette con le vallette intorno, sì. Quella è la sua compagna, invece. Ah, è la sua compagna. Stava cadendo. Ma l'ha fatto apposta, sì, secondo fatto me apposta. Ieri è una cosa scena. Particolare, perché oltre a fare queste piroette, queste performance, performance acrobazie, chiamiamole in tutti i modi, portando la macchina su due ruote, eccetera eccetera. Ecco, lo vediamo adesso che impenna la motocicletta stando in piedi e girando intorno alla valletta, che è un birillo, come se fosse un birillo, ed è molto difficile, è una cosa molto molto complessa. Sì. Ha fatto anche in questi spettacoli un po' di educazione stradale, in quanto ci ha richiesto esplicitamente, prima di essere presente qui, di essere fornito, di avere una fornitura di auto da rottamare che avevano la possibilità di poter circolare, perché lui ha fatto cappottare queste automobili. È arrivata anche l'ambulanza, davvero? Sì, ha fatto cappottare queste automobili con dei manichini al suo fianco, dove lui indossava chiaramente la cintura di sicurezza, il manichino senza cintura di sicurezza, dando visibilità a tutti
di quello che effettivamente possono essere le conseguenze di un cappottamento senza cintura di sicurezza. E il manichino, devo dire che era dilaniato, perché le braccia, la testa erano completamente distrutte. Quindi questo veramente è un messaggio per tutti ad allacciare la cintura di sicurezza, perché in caso, non si augura mai a nessuno, però di incidente, veramente c'è la possibilità di portare a casa la vita, ed è una cosa importante. Dopo ci sarà anche la presentazione dello staff sul palco e il taglio della torta. Sì, come ogni anno è consuetudine fare questo saluto, diciamo, ufficiale, di ringraziamento più che altro. È un taglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito attivamente alla realizzazione di questo evento, perché noi ricordiamo che questo è un evento che è completamente gratuito, cioè tutte le persone che vengono qui usufruiscono dei servizi che sono presenti all'interno del Mediterranean Track in maniera completamente gratuita, quindi possono ammirare gli spettacoli, possono ammirare i track, possono partecipare giocando con i track model, possono... Sono anche tante diciamo novità per i bambini, sì, quest'anno, sì. Quindi quest'anno c'è anche un'associazione, la Magic Day, che ha portato delle automobiline elettriche, fa un mini corso di educazione stradale e poi dà la possibilità a questi bambini, c'è un finto vigile, sì, c'è un finto vigile che dà la possibilità a questi bambini di poter, come dire, sbizzarrirsi nella guida di un'autovettura, anche se chiaramente è un'autovettura elettrica, è una mini. Eccoli, li vediamo? Sì, eccoli lì. Sì, eccoli qui, guidati, accompagnati dagli educatori, vengono indirizzati un po' in questo percorso, dopo, come dicevo prima, una mini preparazione su quella... Ci sono anche dei mini track. Sì, ci sono anche dei mini track che sono dell'associazione Track Model, sono dei track telecomandati, che sono veramente molto particolari, belli da vedere, cioè c'è una folla intorno a questi mini track, perché sono veramente molto particolari. Abbiamo avuto anche la Lamborghini della polizia, ricordiamo. Sì, quest'anno è stata presente per ancora una volta la polizia di stato e stradale, con la sottosezione di Eboli, che con il comandante 40, che è veramente sempre molto disponibile. Lui si è impegnato quest'anno in prima persona a far sì che sia stata presente all'interno della Mediterranean Track la Lamborghini, una delle due Lamborghini che sono presenti in Italia, della polizia stradale. È veramente per noi è stato un onore, perché poi è oltre bella da ammirare, ma la gente veramente ha avuto questa possibilità di fare le fotografie, di ammirare un gioiello italiano, perché effettivamente è un qualcosa di unico che non si vede in nessuno stato. Quest'anno, come europeo. Quindi ogni anno avete pensato proprio a tutti, grandi, piccini. Sì, tutti. Noi abbiamo cercato di, ripeto, noi siamo alla sesta edizione, negli anni si è partiti in sordina ovviamente con un raduno, perché poi è una festa dei camionisti principalmente, anche perché fanno un casino dell'anima. Quindi... è la loro festa, liberata, è anche giusto che suonino dalla mattina, certo, alla sera quando stanno qui. A questo si è cercato di creare un evento che abbia dato la possibilità a tutti di poter ammirare soprattutto questo mondo dei track, che anche per me, che sono l'organizzatore un po' di quello che è tutta... insieme ad altre persone ovviamente che dell'evento, però ho avuto modo di conoscere questo mondo, che è un mondo molto particolare, molto, non immaginavo che si potessero spendere centinaia di migliaia di euro per allestire un track, per areografarlo, per caratterizzarlo con queste particolarità in acciaio, luci, davvero nel eccetera, dettaglio eccetera. Ed è veramente una cosa da ammirare, cioè dietro una passione, perché ovviamente oltre perché poi li utilizzano per lavorarci, cioè non è che li tengono lì per... ho detto sempre, non sono dei collezionisti, esatto. Loro li utilizzano per lavorare con questi track, quindi dentro poi sembrano dei mini appartamenti, giustamente loro passano tante ore, tant'è vero che si sale scalzi. Io non lo sapevo, la prima volta che sono salito sono i track mi hanno sgridato, perché ovviamente bisogna salire scalzi, perché si rovina quello che è l'allestimento, che è veramente molto costoso. Una particolarità, poi volevo anche ringraziare tutte le associazioni che sono state presenti qui, che hanno esposto le loro moto, le loro auto, i scooter. Ci sono state poi anche delle gare simpatiche, tra virgolette, che hanno creato loro stesse associazioni all'interno dell'evento,
tipo la gara di lentezza, cioè con gli scooter, il club T-Max ha fatto questa gara di lentezza, cioè chi andava più lento senza poggiare i piedi a terra, una cosa simpatica da vedere. Poi si crea sempre quella sorta di antagonismo che è piacevole poi ovviamente all'interno di un evento dedicato soprattutto al mondo dei motori. Ok, allora noi invitiamo le persone a raggiungerci, sì, perché la serata è ancora lunga con altre esibizioni dei Bizzarro, con la presentazione dello staff, la torta, il karaoke. E un'altra cosa importante, perdonami se ti interrompo, volevo ringraziare a nome di tutti, di Riviello, di Biagio, che è il mio caro amico, socio, fraterno, gli espositori, perché sono loro che danno poi dopo la possibilità di poter creare tutto questo intorno, essendo un'associazione non a scopo di lucro, essendoci tanta passione, però ovviamente ci vogliono anche i soldi, perché sì, altrimenti noi una infatti cosa del oggi genere Antonio è andato fare un po' in giro tra gli stand, abbiamo intervistato, sì, un bel po' di, sì, persone. Sì, perché poi ripeto, quest'anno abbiamo cercato di creare anche un percorso all'interno dell'evento per da far sì che le persone veicolassero attraverso quest'area espositiva prima di poi poter accedere a tutte le varie aree dell'evento, proprio per dare una enorme visibilità anche a coloro che hanno contribuito e che hanno dato la possibilità e hanno permesso che questo evento si realizzasse, ovviamente. Perché, ripeto, la passione è bella, le attività se ne possono fare tanto, ma purtroppo c'è bisogno dei soldi. Il lato economico va considerato, sì, è come considerato, se va considerato. Va considerato. Allora, se dalla regia mi dicono più o meno il tempo per lanciare la pubblicità, possiamo andare in pubblicità e quindi ci vediamo tra un po'. Grazie dopo ancora, la pubblicità. Grazie ancora, a te, ciao, Liberato. Grazie. Ed eccoci qui sempre in diretta dal parcheggio del centro commerciale Le Bolle con la sesta edizione del Mediterranean Track. Alla mia destra abbiamo Renzo Erbisti, che è il presidente della Confederazione dei Trasporti e della Logistica in Europa. Benvenuto Renzo. Grazie. Allora Renzo, mi vuoi parlare un po' di questa confederazione, di cosa si occupa, da quanto tempo esiste? Allora, la Confederazione dei Trasporti e della Logistica in Europa è nata nel 2013, fine 2013, per volere di associazioni di vari paesi dell'Unione Europea. Associazioni fondatrici sono di Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda. Dopo, nel corso del 2014, si sono aggregati diversi altri paesi, siamo ormai a 25 paesi dell'Unione aggregati, manca praticamente nessuno, ci siamo quasi tutti. Voi avete costituito poi il GATE, il gruppo di acquisto di trasportatori europeo. Ma diciamo quella è stata un'altra cosa, la CTLE, la Confederazione praticamente nasce per tutte le problematiche che ha il nostro settore. Che ha il nostro settore e che purtroppo le associazioni nazionali non riescono a risolvere, anche perché secondo noi ormai le decisioni si prendono tutte a livello europeo. Questa la decisione di fondare questa confederazione, portare la sede a Bruxelles, dove siamo vicini a dove prendono le decisioni. E invece il GATE, che è un'altra cosa. Il trasportatore giustamente ha bisogno non soltanto di risolvere i problemi burocratici, ha bisogno anche di guadagnare, altrimenti non può andare avanti. Allora, Gate, qual è l'obiettivo di questo GATE? L'obiettivo di GATE è quello che ha già raggiunto praticamente e vuole ingrandire, è quello di fare da gruppo di acquisto per trasportatori europeo. Anche qui nasce dalla volontà di alcuni soci fondatori di CTLE e trasportatori allo stesso tempo. È la prima volta che partecipa al Mediterranean Track, perché lei ha uno stand qui. Sì, è la prima volta perché noi CTLE ha diversi aderenti in Europa, un po' in tutta Europa direi. Adesso ci stiamo anche espandendo in Italia, ci stiamo facendo conoscere. Come mai la passione per questo settore? Beh, io è dal 1980 che faccio il trasportatore. 1980, quindi un bel po', e la passione quindi è sempre, sì, diciamo che allora all'epoca si guadagnava facendo il trasportatore, oggi è un settore molto più difficile. Infatti con la crisi
con la crisi si risente molto la crisi e anche in molti casi la concorrenza estera, la mancanza di professionalità, eccetera. Anche questione, penso, di mentalità. Noi tendiamo a non aggregare, mentre altri stati da cui dobbiamo imparare molto, Francia piuttosto che Belgio, piuttosto che Olanda, anche il piccolo padroncino fa parte di consorzi dove sono 5.000, 10.000 persone e lì diventano forti anche come gruppo di acquisto. Il vostro è il primo gruppo di acquisto europeo? Europeo indubbiamente, sì, ci sono altri che hanno provato, ci sono di quelli che funzionano, di quelli che funzionano meno, di quelli che non hanno funzionato. Il nostro è il primo, proprio il primo a livello europeo. Va bene Renzo, io ti ringrazio mille e ti faccio in bocca al lupo per il futuro. Speriamo che questo settore sia sempre in crescita e spero di ritrovarti nel Mediterranean Track 2016. Sì, io penso che ci ritroveremo anche in Calabria ad agosto. Cosa c'è in Calabria ad agosto? Sempre il Mediterranean Track. Sempre una tappa del Mediterranean Track, sì. Dove appunto ho visto l'organizzazione a cui noi parteciperemo sicuramente, anche perché volevo dire il settore dell'autotrasporto sarà costretto ad esserci sempre, dobbiamo migliorarlo perché tutto o quasi tutto va portato su gomma. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi. Io vorrei richiamare qui Antonio, intanto sentiamo che ci sono ancora le voci di Biagio e Rosaria per quanto riguarda le esibizioni di Bizzarro, quindi venite a trovarci. Antonio, io voglio lasciarti adesso con dei ragazzi per delle interviste, i ragazzi di Euronix che hanno dato un contributo notevole al Mediterranean Track sia per quanto riguarda l'estrazione sia per dei supporti video che hanno fornito all'evento. Quindi ti lascio e chiamo subito Simone e Piero che invitiamo a prendere posto sul nostro divanetto per le interviste, scusate, passano davanti alle telecamere i nostri telespettatori. Allora, Simone e Piero sono di Euronix che hanno dato un contributo importante. Allora Simone, ci vuoi spiegare un po' qual è il contributo che avete dato al Mediterranean Track? Sì, prima di tutto volevo ringraziare la responsabile marketing Rossana Lucia Pedullà per l'apporto e il supporto che ci ha dato in questa operazione di co-marketing con il Mediterranean Track. Ci ha dato la possibilità di interagire all'interno dell'evento. Noi dalla nostra parte abbiamo offerto due dei tre premi della lotteria, quali un tablet con funzione 3G e una fotocamera, e abbiamo fatto delle promozioni per questa settimana e per l'evento. Quali sono queste promozioni? Praticamente abbiamo fatto dei buoni spesa su somme da 100 a salire e abbiamo offerto dei buoni spesa su una spesa totale e la possibilità di fare un cambio gestore TIM, Vodafone, Wind e 3, avendo noi tutti i gestori telefonici. È ancora in corso, quindi fino a stasera. È ancora in corso fino a stasera, noi chiudiamo alle 22. Quindi fino alle 22 c'è tutto lo staff all'interno del Quindi negozio. Vuoi spiegare un po' ancora nel dettaglio per i nostri telespettatori le offerte? Quindi dicevi tu anche il passaggio di una SIM, questo è molto importante, sì. Perché adesso non si possono fare i passaggi, quindi no. Qualcuno potrebbe, più di qualcuno sicuramente potrebbe sicuramente. Essere interessato. Noi siamo stati tutti e tre i giorni all'interno dell'evento a consegnare questi buoni, quindi chiunque entra in negozio col buono ha diritto a ricevere o un'offerta, come ho detto prima, su una spesa, oppure la possibilità di fare un cambio gestore totalmente gratuito. Inoltre all'interno del negozio abbiamo tantissime altre offerte, un volantino che è in corso ancora a oggi e scade il giorno 14 luglio, che abbiamo distribuito ugualmente. Quali sono queste offerte fino al 14 luglio? È un volantino ampio, c'è di tutto, tutti praticamente i nostri reparti. Quindi c'è davvero uno sconto super grazie al Mediterranean Track e grazie a Euronix ovviamente che sta dando un contributo grazie importante. Grazie anche da parte evento. Della nostra dirigenza, da parte di tutto lo staff interno, a voi che ci avete dato questa grandissima opportunità per questi tre giorni veramente bellissimi. E inoltre volevo invitarvi a seguirci anche sui social, o quantomeno su Facebook. Adesso ce lo spiega Piero questo aspetto qui perché Piero è molto preparato sui social. Vai Piero. Sì, salve, buonasera, volevo ricordare a tutti telespettatori che abbiamo anche una pagina Facebook e Twitter sulla quale pubblichiamo offerte. Vogliamo dire come si chiama questa pagina? Euronix Eboli.
quindi basta digitare su Facebook o su Twitter hashtag Euronics Eboli per entrare in tutte quante le nostre offerte, quindi nella pagina completa. Mensilmente, ma più settimanalmente, andiamo sempre in offerta con televisori, promozioni proprio per chi visita le nostre pagine social. Abbiamo parlato prima di SIM, questi buoni per avere una SIM. Che offerte hai sui cellulari? Ci sono ottime offerte, sconti promozionali? Ci sono ottime offerte e soprattutto vogliamo ricordare che i nostri prodotti sono sempre ed esclusivamente con garanzia Italia, quindi prodotti distribuiti per il mercato italiano. All'interno del negozio poi su determinate tipologie di telefoni, ad esempio sulla Samsung A3, possiamo avere oltre al prezzo esposto un eventuale altro sconto del 30%, di 30 euro, quindi diciamo dal prezzo esposto possiamo togliere 30 euro. Poi in negozio su ogni smartphone abbiamo il bollino che identifica lo sconto finale. Quindi c'è la garanzia e la qualità, quindi invitiamo tutti i nostri telespettatori a venire innanzitutto a Mediterranean Track e visitare Euronics, perché ci sono delle promozioni e delle offerte davvero speciali e particolari. Volevo sottolineare anche un altro aspetto, questo fatto dei buoni. Vogliamo spiegare un po' nel dettaglio questi buoni, fino a quando valgono, come poterli utilizzare? Sì, lascio la parola al mio collega. A Simone, vai Simone. Sì, ripeto, i buoni valgono entro stasera alle 22, sono stati distribuiti in questi 3 giorni dell'evento e quindi qualsiasi persona entrerà in negozio con il coupon avrà diritto a questi buoni sconto. Ci sono i nostri collaboratori interni che spiegheranno tutta la promozione e seguiranno il cliente dall'entrata fino all'acquisto. Mi dicevi la scheda, la SIM, quindi è già un ottimo incentivo perché, come dicevamo, non certo. Ci sono più, non ci possono essere più i cambi. Poi quali erano le altre offerte, se ricordi qualcuna più allettante? Praticamente in base alla spesa finale del cliente, ovvero ci sono offerte su 100 euro di spesa, su 200 e così a seguire. Facciamo un esempio, 100 euro di spesa? C'è un buono sconto di 10 euro. Ok, acquistabile su tutti i prodotti all'interno del negozio, a meno che prodotti già in offerta, che non valgono, quelli che già erano in offerta. Quindi se vogliamo vedere il calcio in questa precampionato, questo inizio di precampionato, insomma una bella televisione gigante con uno sconto del... Televisore del 20% su quindi tutti i prodotti. C'è uno sconto importante. Sì, immaginate. Diciamolo, quindi su 2000 euro di spesa c'è un 20%, un 20% di sconto. Non è sui poco. Social avete, Piero, sui social avete promozionato questa offerta? Certo. Volevo inoltre aggiungere che per quanto riguarda il settore audio-video siamo andati in promozione con un volantino dedicato proprio a questa settimana. Tu nominavi prima un televisore bello grande, abbiamo un 48 pollici Samsung, un'offerta eccezionalissima a 4,99 proprio per questa settimana. Poi ci sono anche per televisori per chi va in vacanza, ad esempio un 28 pollici Samsung a 199. Siamo andati in promozione con un bel po' di prodotti. Ti volevo chiedere, sui tablet, visto che anche i bambini adesso sono tutti sul mondo delle chat tablet, avete qualche offerta particolare? Sì, diciamo che ci sono dei tablet dedicati proprio ai bambini e partiamo, se non erro Simone, dai 50 euro, giusto? Quindi prezzi davvero popolari. Poi ovviamente andiamo salendo anche con la gamma fino ad arrivare ai top, i Samsung, i tablet della Apple che sono attualmente forse i più venduti. Vogliamo ricordare anche lo staff dell'Euronics, i vostri dirigenti, chi sono? Sì, ringraziamo innanzitutto tutta la proprietà, Antonio Vecchio e Massimo Vecchio, e il signor Vincenzo Vecchio che è il capo di tutta questa azienda da cui è nato tutto. Le sedi è solo al centro Le Bolle o avete anche altre siamo sedi? Siamo presenti in più città, diciamo, siamo a Agropoli, al Gran Sole, a Mirabella, a Eclano, a Lioni, a Sala Consilina. Quindi, oltre che qui poi al centro commerciale. Quindi siete diramati un po' in tutta la provincia di Salerno, con le stesse offerte ovviamente. Sì, sono un'azienda che comunque hanno un bel po' di storia alle spalle, sono partiti da Eboli e pian piano si stanno evolvendo in tutti i centri città. Simone, adesso torniamo sul Mediterranean Track, sì. Un evento che ti è piaciuto, un evento che hai vissuto con piacere? Ho vissuto in prima persona, ho avuto questa grandissima possibilità e devo dire che mi ha colpito molto. Non mi aspettavo tantissima gente, un evento che forse era a me personalmente semi sconosciuto come
quello che presenta, ma è bellissimo. Gente che si diverte di tutte le età. Quindi erano interessati, incuriositi dal vostro stand. Cosa vi chiedevano le persone? Interessati, sì. Ci chiedevano appunto i coupon, ci chiedevano come funzionassero. E quindi avete avuto un buon riscontro anche per Euronic, se una, sì, un'opportunità importante. Esatto, perciò volevo ringraziare tutta l'organizzazione per questa grandissima opportunità che ci è stata data. Piero, anche per te la stessa domanda, ti sei divertito, hai lavorato ovviamente, sì, in questo, diciamo, Mediterranean Track? Soprattutto per quanto riguarda me, che sono abbastanza appassionato del mondo dei motori, è stata una bella occasione. Diciamo che la gente è stata molto incuriosita anche dal nostro sponsor e diciamo che la risposta che poi hanno dato è stata ottima. Comunque sono venuti in negozio, hanno chiesto un po' le offerte e soprattutto molte persone non sapevano neanche che noi fossimo presenti all'interno di questo centro, quindi è stata anche una bella pubblicità, una bella opportunità come pubblicizzazione. Va bene, io vi ringrazio, vi auguro ancora buon lavoro. Grazie a voi e vi aspettiamo tutti quanti all'interno del nostro negozio Euronic Seboli. E quindi ringraziamo ancora Euronic. Ciao Simone, ciao Piero. Grazie. Buonasera. A voi. Grazie. Arrivederci. Allora, noi salutiamo Euronic e Luella. Siamo Luella Mazzara che ci sta supportando, grazie, in questa diretta. Ho dato un'occhiata un po' ai social, le persone partecipano, promettono di arrivare anche suonando le loro auto, giustamente, e c'è stata soltanto la polemica, questo mi diceva Silvana, per quanto riguarda la sfilata di questa mattina, l'unica polemica, dei rumori assordanti, una polemica secondo me un po' sciocca. Ma io voglio glissare su questa cosa perché penso che questa opportunità di avere dei track una volta all'anno, un evento così importante, non possa incidere poi sulla vita quotidiana delle persone. È un momento, sono 10 minuti di fracasso, così, se vogliamo chiamarlo tale, ma è una gioia vedere comunque tanti bambini, tante persone che si divertono con queste sfilate, con questi track che dimostrano quanta poi l'Italia sia variegata e diversa e quanto amore c'è in questi track, nei loro proprietari, che ecco, vediamo le immagini appunto. Poi peraltro non c'era un grande traffico questa mattina, Deboli, quindi sì, non hanno creato nessun la pioggia aveva scoraggiato un po' le persone, poi dalle 11 in poi è uscito il sole e quindi questi track hanno sfilato tranquillamente sul viale cittadino di Eboli e guardate lo spettacolo, è davvero un qualcosa di stupendo vedere, cioè, il divertimento, si assiste a tutte queste cose belle gratis. Guardate la struttura di questi camion, i particolari, loro curano tutto nei minimi dettagli, anche lo i disegni, ecco, sullo specchietto vediamo questo blu, c'è un disegnato, una specie di fiore. E guardate l'interno, là sono dei LED all'interno di quel camion, quindi costosi, delle cose costose e particolari, c'è davvero una vita, una storia. Guardate, anche ci sono anche delle donne che sono delle conduttrici, quindi sono autotrasportatrici. E poi i particolari, loro curano anche i particolari delle ruote, insomma davvero un mondo molto bello, molto curano particolare. Curano davvero tutto, oltre agli interni che sono dei mini appartamenti. Mi dicevano che addirittura, mi diceva prima Liberato, tu non hai sentito, e addirittura impongono di togliersi le scarpe quando si sale sopra, perché hanno proprio cura dei loro track, quindi proprio... Sì, io ho visto qualcosa qui e hanno dei cabinati davvero eccezionali, ci sono anche questo qui che state vedendo in questo istante, ha all'interno dei sedili in pelle curatissimi, cioè sono davvero costosi, curati nei minimi dettagli. Loro passano la vita su questo camion, amano questo mestiere, sono persone che arrivano dall'estero in Italia, hanno dei tempi, delle percorrenze e quindi devono stare sul camion, si sentono, è molto bello questo fatto che si sentono con il sistema del wifi oppure con le radiotrasmittenti. Anche questo è un mondo a parte, i cosiddetti baracchini, che loro si sentono anche per segnalare un semplice incidente oppure per sentire se all'estero il traffico è lento oppure se hanno la possibilità di fermarsi oppure devono proseguire di notte. Insomma, ci sono tanti piccoli accorgimenti. Parlando con alcuni di loro sto scoprendo, da profano, che è davvero un mondo nel mondo. Certo, anche noi stiamo conoscendo questo mondo dei track, che non è da tutti i giorni vederli qui a Deboli. Non è da tutti i giorni. Io, creare un evento del genere è un qualcosa davvero
straordinario. È una bella opportunità per la città di Eboli. È un'opportunità, diciamo, per verità, tutti. Anche perché poi si innescano anche dei circuiti per quanto riguarda il turismo, perché in questi giorni Eboli è piena di gente, quindi l'economia anche va meglio, penso, no? Perché comunque le persone vengono qui, consumano, non qui perché qui è tutto gratuito, però tra gli stand, il cibo. Quindi... Da quello che ho raccolto di informazioni e quant'altro, mi dicevano che nella zona ci sono molti alberghi, molti ristoranti che sono pieni, e questo ci fa piacere perché crea un indotto, crea un'economia e molte persone poi ritornano in quelle strutture perché si sono trovati bene, e ci fa piacere. Ricordiamo che il Mediterranean Track è giunto alla sua sesta edizione, ha avuto inizio il 26 giugno, quindi venerdì, ieri, e oggi la giornata conclusiva. Si è appena concluso l'esibizione del team Bizzarro, che poi ritroveremo più tardi. Adesso si stanno preparando per le premiazioni delle categorie dei circuiti Italia, track e car, e poi ci sarà la presentazione dello staff, quindi tutta la famiglia Riviello al completo sul palco con la mega torta che ogni anno viene preparata per questo evento. Poi ci sarà alle 20:30 un mini karaoke per aspettare poi lo spettacolo comico di Nello Iorio, il nonno moderno, direttamente da Made in Sud, perché anche quest'anno non sono mancati momenti di comicità. Ieri sera abbiamo avuto la ricotta invece di Zelig, e poi abbiamo l'estrazione della lotteria. Tu penso l'abbiamo approfondito con Euronix, ma mi sembra che c'è poi anche un'auto, quindi il primo premio è un premio importante, una bella Twingo, una Twingo con soli bianca. 5 euro, un biglietto di 5 euro ti permette di vincere una Twingo, e quindi anche questo è un qualcosa da sottolineare, perché in un momento di crisi come questo riuscire a vincere un'auto con soli 5 euro è un qualcosa di... Chissà chi sarà il fortunato. Speriamo che... Però questi hanno tre fortunati. Speriamo sia un giovane, qualcuno che ne ha bisogno. Certamente. Quindi venite qui. Io ricordo ancora che siamo in diretta, streaming www.sudtv.net, e per appunto scriverci sui nostri social, alla pagina Facebook. Io vi do appuntamento tra un po'. E venite al Mediterranean Track, perché la serata è ancora lunga. Vi aspettiamo, a dopo. Ed eccoci, Antonio, di nuovo qui in diretta dal parcheggio del centro commerciale delle Bolle per la sesta edizione del Mediterranean Track. Ormai siamo giunti alla fine di questa tre giorni ricca di eventi, di spettacoli, di esibizioni. Siamo in attesa delle premiazioni delle categorie dei circuiti track e car. Tra poco tutte queste premiazioni doverose, perché appunto bisogna anche omaggiare chi in questi giorni è venuto qui e ha partecipato a questa manifestazione, che ormai è una manifestazione conosciuta a livello nazionale. Ringraziamo sempre la famiglia Riviello, che con il cuore ogni anno dà il suo impegno per far sì che tutto vada per il meglio. Noi abbiamo assistito all'esibizione dei Bizzarro prima, adesso appunto siamo in attesa di queste premiazioni, poi ci sarà la presentazione dello staff, di tutta la famiglia Riviello, e anche la torta che tutti stanno attendendo. Poi abbiamo una mini karaoke per appunto aspettare il Sud, perché anche quest'anno sono stati presenti qui i comici. Ieri sera abbiamo avuto la ricotta, il gruppo di Zelig. Poi ci sarà un'altra esibizione del team Bizzarro, ricordiamo che sono stati proprio l'occhiello, il fiore all'occhiello di questa edizione 2015, con le loro esibizioni e performance hanno davvero stupito e fatto incantare tutti, dai più grandi ai più piccini. Avete ancora tanto tempo per venire qui al parcheggio del centro commerciale Le Bolle per assistere ancora a tutti questi eventi. Poi ci sarà ovviamente l'estrazione della lotteria. Abbiamo quest'anno tre premi. Il primo premio è una Twingo, una macchina, quindi una macchina fotografica e un iPad. Quindi ancora tanto tempo per raggiungerci, non stare lì seduti a
a casa a guardarci in TV, ma venire qui e appunto partecipare. Noi Antonio abbiamo ancora delle interviste che tu oggi pomeriggio hai fatto a degli standisti, e quindi io direi degli standisti, scusami, direi quindi di lanciarli e poi commentiamo e poi ci salutiamo. Ancora non è pronta, sentiamo che intanto è iniziata la premiazione, vai con l'intervista di oggi. Mediterranean Track in compagnia di Luca Di Taleri, che è intervenuto a questa stupenda manifestazione. Buongiorno, saluto a tutti, mi chiamo Luca, sono responsabile acquisti e produzione della ditta Taleri. La ditta Italeri è dal 1962, che costruisce, realizza, produce, studio, evoluzione, tutto degli scatole di montaggio, modelli scatola in plastica. Siamo a Calderaro di Reno, Bologna, siamo circa, attualmente circa 38 dipendenti. Abbiamo una vasta gamma di prodotti che vanno da aerei, elicotteri, soldatini, carri armati, camion, auto, moto. E produciamo scatole di montaggio destinate all'hobby, hobbistica, in plastica. Tutto lo sviluppo e la produzione è italiana. Siamo lieti di partecipare a questi eventi, è uno dei più interessanti in Italia attualmente, il Mediterranean Show. È 3 anni che veniamo qui invitati dalla famiglia Riviello. Esponiamo i nostri prodotti, in questo caso qui esponiamo solo i prodotti delle scatole di montaggio dei camion, veicoli industriali. Abbiamo dall'Iveco alla Mercedes, la punta di diamante della nostra produzione è la Scania, e in più Renault, DAF, camion americani, Freightliner, Peterbilt, di tutto, rimorchi dal frigo al dumper, al trasporto eccezionale, ai curtainside. Dal 1981 appunto abbiamo iniziato questa produzione, che ci ha dato veramente molte soddisfazioni, e tuttora abbiamo investito e continuiamo a investire molto sull'1.24 dei mezzi stradali. Abbiamo appassionati in tutto il mondo, non solo chiaramente in Italia e in Europa, ma anche in tutto il mondo, dall'Australia al Sudafrica, all'America del Sud, Stati Uniti, Nord Europa, dal Belgio alla Francia, Germania, all'Olanda, sono i nostri mercati di forza. E diciamo che siamo leader, possiamo considerare leader mondiali sull'1.24 scatole di montaggio. Sviluppiamo un prodotto veramente all'altezza di un prodotto made in Italy, con particolari dettagli di tutto quello che è proprio dal motore al telaio, alla cabina, all'interno. E più abbiamo tutta una linea di prodotti speciali che abbiamo fatto negli ultimi anni, che abbiamo soprannominato Show Truck. Sono proprio camion da esposizione, come li vediamo poi qua nei parcheggi. Sono piene di decalcomanie con simboli, stemmi, cromature, e sono veramente un'ottima soddisfazione per l'azienda, veramente. In più siamo anche siamo ottimi produttori di aerei, elicotteri, soldatini dall'era medievale addirittura all'epoca romana fino alla Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo sviluppato anche negli ultimi 2 anni una collaborazione con una ditta internazionale per una linea di prodotti di Wargame, la World of Tanks, e ci dà veramente soddisfazione perché siamo riusciti a entrare in un canale dove tantissimi ragazzi che si siedono a un computer e giocano in contemporanea con loro colleghi in tutto il mondo possono anche così riuscire ad avere un prodotto, il carro armato con cui giocano, lo possono comprare, costruire e realizzare proprio così com'è, come lo vedono sul monitor durante il gioco. Nuovamente in diretta al Mediterranean Track, dopo le interviste, c'è stata un'intervista molto molto approfondita
per spiegare un po' il mondo dei trattori, del track, della moto. Insomma, c'è stata una bella intervista di oltre 4 minuti e ci fa piacere perché era uno standista del nord, uno standista che ha voluto investire nel Mediterranean Track, ha voluto investire ad Eboli ed è presente qui. Eccomi qua, io sono uscita un po' a vedere le premiazioni che stanno proseguendo e ho strappato Silvana dal suo lavoro perché ci vuole un bilancio. Prego Silvana, vieni, mettiti qui in mezzo a noi, tanto sei di casa anche tu. Allora Silvana, siamo all'ultimo giorno del Mediterranean Track, tu hai seguito l'ufficio stampa di questa manifestazione, un bilancio, tanto siamo quasi alla fase conclusiva. Allora, buonasera ai telespettatori di Sud TV, grazie Luella e ciao Antonio. Un bilancio al momento positivo, tantissimi sono i track che hanno preso parte a questa edizione 2015 e molti di più sono i visitatori di questa manifestazione che va davvero al di là di ogni aspettativa. I numeri, ci puoi fare qualche numero? Non ti ricordi adesso, Silvana numeri. È stata inondata di numeri, di visualizzazioni in questi giorni perché ha curato tutte le pagine social e non solo. Sì, allora i numeri penso che possiamo aspettare domani. Stasera non serve dare numeri. Stasera oddio, qualcuno li ha dati. Ah, vabbè, come sì, durante la giornata, sì. È una manifestazione da vivere il Mediterranean Track, l'area dei parcheggi adiacente al centro commerciale Le Bolle è stata presa d'assalto, ci sono tantissimi bambini, tantissime famiglie, davvero nonni, zii, mamma, papà, gli spettacoli sono tutti gratuiti, il parcheggio è gratuito, qualsiasi tipo insomma di evento nell'evento è completamente gratuito, le gradinate per assistere alle gare sono da venerdì pomeriggio sono state prese d'assalto da decine di persone. Come tutte le manifestazioni è vero, insomma qualcosa andrà sicuramente limata, quello che muove questo evento è la passione che ci mette la famiglia Riviello. È un evento curato proprio da loro nei minimi dettagli. Tu prima dicevi, io mi sono occupata, insomma, ho curato l'ufficio stampa dell'evento e ovviamente ho avuto modo di leggere sui social diversi commenti. Tantissimi sono i commenti positivi che accompagnano questo evento. Ovviamente c'è anche qualche commento che va oltre. Tipo possiamo fare un po' di polemica? No, io polemiche non le voglio fare, però insomma qualcuno ha puntato il dito contro la sfilata dei track per le strade principali della città di Eboli. Insomma i clacson, il traffico in tilt, le emissioni atmosferiche, l'ambiente, avete ragione, la manifestazione è una manifestazione autorizzata, ovviamente il disagio per la circolazione stradale c'è stato, ma così come è successo in passato con altri eventi, con altre manifestazioni. Ma ben vengano questi tipi di eventi perché la città veramente vive un momento di allegria e di presenze. Però posso dire che davvero insomma l'indotto economico che ha mosso il Mediterranean Track, qualche altra manifestazione forse là veramente abbiamo dato i numeri. Ripeto, io non voglio fare polemica, io sono stata chiamata come professionista a fare il mio lavoro, così come voi insomma Antonio, così come Luella, Maria Rosaria Siga, insomma che coordina, ricordiamo, l'ufficio stampa del Mediterranean Track ed è la speaker ufficiale da 6 anni. Non si tratta di voler per forza tirare l'acqua a un mulino, ma si tratta di essere obiettivi, le cifre, le persone, i numeri. Dire qualcosa. Io
volevo solo sottolineare un aspetto. Tu parlavi del traffico, parlavi delle emissioni atmosferiche. Io vorrei solo ricordare che a tutti gli amici di Eboli, in questo momento c'è il cavalcavia di San Giovanni, il cavalcavia di Via Cupa, che sono letteralmente paralizzati. Tutti stanno venendo al Mediterranean Track, quindi è la dimostrazione che è un successo. Le polemiche restano tali. No, ma dici bene. Dici bene. Sì, vogliamo vedere un momento così, magari le commentiamo e poi ultimiamo le premiazioni che stanno ancora adesso, ci sono ancora nel vivo. Sono iniziate, insomma, una decina, 5-10 minuti fa. Le premiazioni categorie dei circuiti Tanning, Track e Car. Sì, e a seguire ci saranno le premiazioni di tutti gli standisti che hanno partecipato a questo evento, perché ricordiamo il Mediterranean Track non è solo track in esposizione, ma un contenitore di eventi. Sì. C'è un'area Expo nella quale sono stati ospitati. Ecco, vediamo tutta la famiglia. Eccoli, scusa qua. Se ti interrompo, questi, però ecco, magari sì. Commentiamo anche le immagini. Vediamo, le allora arancione, magliette arancioni e camicie bianche. Allora, questi sono i componenti della famiglia Riviello. C'è anche un piccolo Riviello. Sì, dal più grande Cosimo Riviello, patron del Mediterranean Track, al più piccolo bimbetto di pochi mesi. Il figlio di Fabio. È il figlio di Fabio, sì. Loro sono fratelli, cugini, zii, a loro volta fratelli, cugini. Guarda, è una famiglia che viene che porta avanti prima di tutto con passione il lavoro che svolge quotidianamente. E ed poi è difficile avere questa passione tra la ma la soltanto famiglia, soltanto una famiglia con una vera passione, esatto, riusciva a mettere in piedi un evento del genere. Sempre riferendomi, insomma, ricollegandomi a quello che tu dicevi prima, questione social, ho letto qualche polemica, diciamo molto molto in numero ridotto rispetto poi agli attestati, agli apprezzamenti che stanno giungendo. È Mario Lobianco che brinda anche lui al Mediterranean Track. Noi brindiamo dopo insieme alla torta, Mario. Infatti Maria Rosaria diceva poco fa che era quasi arrivata la terra. Allora dobbiamo anche, insomma, muoverci così, conserva. Assistiamo anche noi alla presentazione di tutto lo staff e appunto del taglio della torta. Una torta grandissima, Silvana, eh? Sì, non ti so dire quanti chili. Non però ti so dire quanti chili, ma so che è stata preparata da maestri pasticceri locali. Tu che sai. Quindi di più. Ricollegandomi all'economia che si muove nel paese, gli alberghi, i bed and breakfast, i ristoranti, i bar, non solo qui al centro commerciale Le Bolle, ma a Eboli, a Campagna, nelle nostre zone limitrofe, molti dei clienti e degli ospiti di questi tre giorni sono ospiti che si trovano in zona grazie al Mediterranean Track. Ma sicuramente, quindi via le polemiche, viva gli eventi, soprattutto questo evento che è l'evento più grande del sud. Sì, dopo l'appuntamento di Misano, il Mediterranean Track di Eboli è secondo per importanza. Per importanza, sì. Adesso stanno proprio chiamando i fratelli di Viello, per un po' tutti ormai, vanno a tutti i riconoscimenti, perché così è giusto, perché comunque tutti hanno partecipato con passione. Sono tante le persone, noi abbiamo citato alcuni espositori, farlo minuziosamente sarebbe un po' complicato, però sono tanti. Le persone stanno venendo, sì, stanno continuando a venire, anche perché la serata, vogliamo ricordare ancora cosa c'è oltre. Alle 21.30, quindi subito dopo le fasi di premiazione, ci sarà l'appuntamento con uno spettacolo direttamente da Made in Sud, con Nello Iorio, il nonno moderno. Ricordiamo che uno spettacolo così come quello di ieri sera del trio La Ricotta, uno spettacolo completamente gratuito, come gratuito è l'ingresso e la permanenza, insomma, in questo evento. Ovviamente chi vuole usufruire dei punti gastronomici, del street food, cibo da strada,
ovviamente lì, insomma, a pagamento. Sì, però tutta la manifestazione è stata per 3 giorni completamente gratuita, sì. Poi dopo ci sarà l'estrazione della lotteria, chissà chi sarà i tre fortunati. L'estrazione alle 23:30 più o meno circa. 23, sì, sì, poi magari e sì, vabbè, con qualche slittamento di orario. In palio una Twingo, una macchina fotografica e un iPad. Esattamente, quindi fra poco si metterà in moto anche la macchina di preparazione per appunto organizzare l'estrazione, quindi ci sono ancora tante cose da fare. Sono stati 3 giorni ricchi di eventi, di esibizioni. Beh, io penso che sia davvero un bilancio positivo, si aspetta quindi un po' di pausa e poi si aspetta la preparazione per la 7ª edizione. Beh, perché dietro c'è tanto lavoro da fare, tu hai seguito comunque tutte sì, le conferenze, diciamo che, tutte le riunioni. Sì, diciamo che effettivamente, io ho avuto modo di dirlo anche in un'altra intervista, diciamo così, davvero ci sarà una settimana, 10 giorni di pausa, di meritata pausa e poi la famiglia Riviello si mette nuovamente al lavoro per l'edizione successiva, in questo caso per la 7ª edizione. Noi insomma ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro. Alla fine ci abbiamo messo passione, ci abbiamo messo professionalità e devo dire che insomma gli attestati di stima sono stati tanti. C'è stata una bella collaborazione, un risveglio. Infatti mi piace insomma ricordare, lo dicevamo qualche giorno fa pure con Antonio Elia, mi piace sottolineare questa collaborazione che va al di là delle testate giornalistiche di appartenenza, esatto. Al di là di tutto. Io con Antonio Elia, con Rosaria Sica, con Francesco Faenza sono amica da 15 anni, quindi eventi del genere, ebolitani, organizzati da ebolitani, che vedono la partecipazione in un ufficio stampa o comunque insomma la collaborazione di giornalisti ebolitani, sono veramente da apprezzare, perché si mette fine a quel volere a tutti i costi fare polemica. Noi ci stiamo aiutando davvero. Noi facciamo il nostro mestiere, Silvana, quindi senza... Beh, ci sono state insomma questioni, insomma ci hanno additato di essere prezzolati, di fare il tifo per questo, di fare il tifo per quella. Ovviamente nella vita privata ognuno fa che vuole, va a cena con chi vuole, mangia con chi vuole. Poi giustamente dal momento in cui tu sei chiamato a rivestire il ruolo di giornalista devi mantenere le distanze. Penso che insomma i miei colleghi non abbiano niente di cui farsi perdonare. Ma sicuramente. Antonio, tu vuoi chiedere qualcosa a Silvana? No, io stavo ascoltando, prima ho avuto dei messaggi sia su Facebook che su WhatsApp di persone, di amici che ci fanno i complimenti, e questo grazie a Sud TV, grazie ovviamente a Silvana, a te, a Rosaria e tutto lo staff, si è creato un bel connubio tra tutti quanti. La cosa che volevo chiedere a Silvana è questa: finita questa edizione, dopo 10 giorni stop, si ritorna a lavorare per un impegno sempre più importante, sempre crescente, per dare lustro alla città di Eboli, nella stessa location? Sarebbe? Visto il successo, mi chiedeva qualcuno, sarà la stessa location Le Bolle oppure in un'altra zona di Eboli? Ti riferisci sempre al Mediterranean Track? 2016. Allora, io lo sapete benissimo, sono entrata a far parte di questo staff quest'anno, rivesto l'incarico insomma di addetto stampa e il mio auspicio è quello di essere riconfermata anche per l'anno prossimo. Ovviamente, però insomma sarà al team Riviello valutare insieme alla direzione del centro commerciale Le Bolle la riconferma della location, ma penso che ci siano tutte le caratteristiche insomma.
logisticamente, essendo comunque posizionato in prossimità dell'uscita autostradale, è facilmente percorribile e raggiungibile, quindi penso che non ci dovrebbero essere problemi per la riconferma. Sì, sicuramente, penso che ormai anche noi abbiamo avuto modo di ascoltare il Flavio Longobardi, il direttore del centro commerciale De Bolle, che è entusiasta appunto di questa scelta della famiglia Riviello di fare questo evento proprio nell'area parcheggio, un'area di oltre 40.000 metri quadri. Evidentemente c'è la voglia anche da parte del centro commerciale Le Bolle di dare comunque risalto a un evento importante, quindi ospitarlo. Penso che sia giusto così. I truck sono arrivati a 225, sono pieni qui è pieno. Sì. Addirittura si è. Mi diceva Antonio Riviello questa mattina, nonostante la pioggia, si sono iscritti gli ultimi 5 truck questa mattina proprio, quindi ripeto, c'è la passione alle spalle e c'è il fatto che comunque la famiglia Riviello, essendo una famiglia di autotrasportatori ed avendo partecipato e preso parte a vari eventi in giro per l'Italia, ovviamente si ricambia e infatti molti degli autotrasportatori, insomma, che ho avuto modo di conoscere, di incontrare, su questa cosa si sono soffermati, sul legame della famiglia Riviello e sull'unità del team. Quindi loro vengono per premiare il team Riviello. Stiamo vedendo le immagini ancora una volta, stupende, del passaggio nel centro di Eboli. Io per questo dicevo 225, l'anno prossimo si punta un qualcosa in più, per questo parlavo, qualcuno mi ha chiesto, la location potrebbe essere piccola, questo era l'intento, era l'auspicio più che altro per il grosso successo che ha avuto quest'anno e per sicuramente per gli anni prossimi. Sì, ovviamente... Penso che, insomma, le prossime ore saranno ore di somme, si tirano le somme e anche questa sfilata penso vada rivista. Sono delle cose, insomma, che tu con il senno di poi puoi valutare. Poi in queste occasioni ovviamente sì, appunto, come dicevi tu, si tirano le somme per poter sempre far meglio, per poter perfezionare degli aspetti che magari non sono andati bene, anche se vabbè, quello, c'è sempre qualcosa che va perfezionato in realtà in ogni evento, quindi... Ma è la natura stessa degli eventi. Sì, nessuno è perfetto, quindi allora facciamo un altro appello per farci raggiungere qui. Noi poi chiudiamo questa lunga diretta anche oggi e ricordiamo, il Mediterranean Track è giunto ormai all'ultimo giorno, però se venite qui ci sono ancora tante cose da vedere, soprattutto lo spettacolo comico, ci sono i street track food, sono stati selezionati i track food più appetitosi. Sia quelli più appetitosi che insomma quelli più originali anche come offerta culinaria. Sì, infatti ci diceva Biagio e Liberato che personalmente loro hanno girato un po' così l'Italia. Ma perciò insomma ripeto che non è un evento di 3 giorni fine a se stesso. Dietro c'è un'organizzazione che veramente insomma parte mesi e mesi prima. Certo. E l'indotto non è un indotto economico fine a una famiglia, è un indotto economico che insomma parte dalle hostess ai ristoranti, agli alberghi, ai bed and breakfast, ai bar. Certo, coinvolge tutto. Cioè coinvolge veramente insomma un gruppo, tante persone. Tante realtà.
Allora, noi possiamo anche salutare. Ricordiamo che potete ancora venire qui nell'area parcheggio del centro commerciale Le Bolle, perché ci sono ancora le premiazioni in corso, ci sarà un'altra esibizione del team Bizzarro, che sono stati veramente la novità e il fiore all'occhiello di questa edizione 2015. C'è l'estrazione dei biglietti, c'è lo spettacolo comico, quindi ci sono ancora tante cose. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Un applauso alla famiglia Riviello e a tutti gli organizzatori dello staff. Grazie a Silvana, grazie a Antonio. Grazie a voi che mi avete ospitato, grazie a Sud TV, e vi invitiamo ancora fino a tarda serata a venire qui a Debole e a Mediterranean Track. Alla prossima. Buona serata a tutti e arrivederci. Please don't leave.